signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Bentornati, cuccioli oscuri! E di Ale. Bentornati a tutti dopo le ferie! Yeah, è finita l'estate, ormai... Finalmente! Basta caldo! Basta! No, tristezza. Beh, Jack, ok. Allora, io sono della tua scuola, però ammetti che registrare questo episodio con 10 gradi in meno dell'ultimo di luglio, allora, qualcosa vorrà pur dire. Ricordo che stavamo vaneggiando dopo i primi 40 minuti. Ma dopo i primi 5. Per tutti quelli che hanno ascoltato l'ultimo episodio prima delle vacanze, è stata veramente dura, anche perché l'abbiamo fatto tutti insieme, con ovviamente gli interventi dei patron eccetera. Siamo arrivati alla fine, eravamo veramente cottissimi. Io tra l'altro mi sono presentato tipo in costume da bagno canottiera infradito, sì, per sì, quell'occasione, eppure ho sofferto lo stesso il caldo. Ma non è più il caso, perché ormai siamo a settembre, il tempo è cambiato, almeno sono notata che in taverna non c'è più il ventilatore, sì, esatto, qui in Veneto non credo, ormai ci sono temperature quasi autunnali, anche se oggi che registriamo è il primo settembre. E, detto questo ragazzi, si apre davanti a noi un mese e qualcosa di attività veramente frenetiche. Siamo praticamente tutti i weekend impegnati in degli eventi, anche eventi che sono già successi quando ascolterete questo episodio, e culminerà tutto ovviamente con il nostro weekend lungo di Essen, in cui prevediamo di riuscire a fare almeno due giorni pieni, poi vediamo. E a causa del cambio dei voli, sì, esatto, maledetta Eurowings, potrebbe venire un weekend corto. Ma questo parlatemi di voli, perché comincio a bestemmiare, esatto, e poi dobbiamo chiudere il podcast. Ale ha passato diciamo 26 ore a Berlino. Esatto, 26 ore a Berlino. Sapete, è il titolo di un nuovo film drammatico. Se ci sono problemi la domenica per tornare, sotto i tavoli di Horrible spazio per voi ce n'è sicuramente. Grazie Mac, grazie. E sempre che riusciamo a entrare in fiera, vabbè, comunque questo è un problema, lasciatelo a noi. Voi concentratevi sui grandi contenuti in arrivo per questo mese e sui grandi eventi che andiamo ad elencare. Ovviamente il 28 agosto c'è stato Gioca all'Onigo. All'Onigo Ale giocava in casa e incredibilmente è riuscito. Quanto hai vinto? No, pochissimo in realtà, pochissimo. No, devo ringraziare i ragazzi di quelli del venerdì, che hanno organizzato l'evento quest'anno sempre al Circolo, che è quest'area ex ippodromo di Lonigo, e tutte le altre associazioni che hanno partecipato, perché c'era Tana di Goblin di Venezia, Tana di Goblin di Padova. Ma sono venuti da lontano? Non proprio da vicinissimo. Sì, Digli la cosa più bella, Ale, che a un certo punto nel pomeriggio della domenica arriva il maestro Yoda di tutti noi divulgatori. Arriva Akila, e praticamente incroyable. E tra l'altro abbronzatissimo e insieme con Doc e Maledice dei Gioconauti ci siamo messi a giocare a Tales from the Loop, il gioco da tavolo, quindi finalmente l'ho provato. Allora adesso sai bene le regole, possiamo giocarlo con la mia coppia. Sì, in realtà ha un sacco di micro regolette, ogni scenario cambia. Sì, non è stato proprio semplice quando l'abbiamo provato noi, però abbiamo provato male e stanchi. Tra l'altro ho portato Walkie Races, quello con le miniature predipinte, sì, e la gente era super attratta, veniva lì ma a guardarle, pensava fosse da esposizione, e non ci giocavano, avevano paura di toccarle. E quindi ho fatto soltanto tipo 4 partite. È andata bene, cioè, così. Quello è stato il gioco Settle Match. Gioco più di successo, 7 match. 7 match l'ho lasciato là da solo. Tra l'altro c'è la Pippo Riva, bisognerà andare a ritirare. Sì, io aspetto invece di andare questo weekend, quindi sentirete le impressioni di quanto è successo la prossima settimana. Farò il dimostratore alle Piramidi, che è un centro commerciale qui vicino a Vicenza. Sì. No, rispetto ai luoghi mega pittoreschi dove facciamo le convention, direi che il centro commerciale è abbastanza fossa, però dai, la cosa è simpatica perché il negozio è bello. Dietro le tue spalle hai il gelato delle vaniglie, tra l'altro, perché so che ti piace molto. No, lo so, e in realtà comunque faccio il pomeriggio del sabato, vediamo come va, devo finire di studiarmi ancora le regole di Frozen Horror, speriamo di arrivare in fondo a quel corridoio
lì delle piramidi, sì, sulla destra c'è anche la pizzeria al taglio, quella siciliana che fa anche le arancine, quindi... Ma non credo che cenerò lì, Ale, no, no, beh, che devo tornare a casa subito dopo per motivi, comunque, sai come dire. Di che cosa dimostrerai, perché... Beh, HeroQuest The Frozen Horror, sì, sembra una cavolata, ma ragazzi, HeroQuest The Frozen Horror è la mitica espansione Barbarian's Quest che non arrivò mai in Italia quando eravamo piccoli, quindi roba nuova. La roba bella è questa, cioè che in realtà Jack va a dimostrare del materiale inedito che in Italia non abbiamo mai avuto, esatto, e che avremmo dato, non so, il sangue all'epoca, 30 anni fa. E come ho scritto su Facebook, quando vi ricapita di avere Jack che vi dimostra un'espansione? È un booster pack che non cambia il meta del gioco, cioè sì, cambia il meta del gioco, è roba, è un booster pack che ti è un'espansione perché ha miniature, pezzi di scenari nuovi. Io sono, e soprattutto non ha le buste, Jack. Io sono contro il completismo e le espansioni che cambiano il gioco, però in questo caso, in realtà, avendo provato tutte le espansioni disponibili al tempo, tipo 25 anni fa, di HeroQuest, posso dire quando che in realtà accettavi l'espansione, ci siamo divertiti un sacco, anche se secondo me l'HeroQuest duro e puro è il migliore, è ancora il base. Tra l'altro devo anche dire, troppo power play, rimane troppo power play, devo dire anche una cosa sul Cultista Zero, è necessario, sì. Tramite il Cultista Zero ho ordinato tutto lo scibile di Iron Helm. Lo so, me l'ha detto. Si aspetta, non ti ha detto tutto. Sì. Lui ha ordinato una piccola espansione che costa tipo $10 di Gates. Sì. E io invece ho ordinato tutta la roba, sì, di Iron Helm. E arriverà a casa sua, non a casa, sì, mia. Diventerà comodo prenderla. Quindi, no, siccome questa cosa qua è dovuta, volevo dire a Daniela, la moglie del Cultista Zero, sì, che la roba che arriva è veramente mia, non ti sta mentendo, sappi che tuo marito ti ama. Ecco, tutto lì. Molto, ne approfitto anch'io perché anche per ringraziare anch'io il buon Cultista Zero, perché dai suoi viaggi oltre oceano mi ha portato delle primizie della Games Workshop, sì, veramente oltre ogni... L'abbiamo caricato come un mulo, però sì, si è offerto lui. È stato gentilissimo, si è offerto lui. Profumatamente... ripagato, ma ecco, sappiate che presto arriveranno impressioni su, sì, così si spiega perché fa le foto mangiando in posti assurdi, perché ovviamente con no, i soldi nostri. Siamo andati a mangiare l'anguriara. Siamo andati, beh, a mangiare l'anguria. Cioè, gli hai fatto mangiare l'anguria dopo che è venuto qua a trovarti? Sì, siamo andati a mangiare. Potevi portarlo a mangiare la biada? Già, no, l'anguriara è un posto della Madonna. Un posto fighissimo l'anguriara, sì, ma cosa, sì, stai dicendo? E chiude quest'anno, quindi un grande abbraccio agli amici dell'anguriara. E se, peccato, avete la possibilità di passare per Vicenza una sera e siete a cena e siete con la macchina, perché non è in centro, andate all'anguriara perché è un posto super figo e che ha un che di nostalgico meraviglioso. E poi domenica 4 settembre, quindi altra data di cui stiamo parlando, ovviamente al passato. Siamo stati a Ludica. Siamo stati a Ludica. A Cappella Maggiore. In realtà non ci siamo ancora andati. Ci saremmo divertiti? Non ci saremmo divertiti? Chi lo sa? Però vabbè. Questa volta invece che Banda è Mac, Banda è Ale, perché l'altra volta siamo andati io. Stavolta cambio di persona. E cosa Ale ha portato? Cloud Spire. Gioco facile. No, me l'hanno richiesto. Ma ragazzi, facciamo così: teniamo le impressioni per la settimana prossima. Quando sarà successa questa cosa? Perché mi sembra di essere in un film di Nolan. Abbiamo preso il tornello. È un po' tutto film di Nolan. È il team azzurro che sta tornando indietro. Allora, ragazzi, scusami, devo salutare Massimiliano di Dadi in Bilico. Nostro amico Max, ti ricordi quello con cui abbiamo giocato a Two Rooms? Ah, sì, ok. Quello che a Modena aveva il matrimonio ed era lì, doveva andare a fare il testimone, quindi il giorno dopo non poteva esserci lui. Ciao. Benissimo. Sabato 17 settembre, Mac e Banda al Ludicamp presso il Castello di Buonconsiglio a Trento. Anche qui, ragazzi, vi aspettiamo tutti quanti a Trento. Domenica 18 settembre ci sono solo io, forse Ale, però non lo so. Ale ti guarda con gli occhi dolci. Il 18 settembre a Malo. Podarsi, se non sono a Berlino. Esatto, a Play Malo, anche lì ragazzi vi porto delle chicche pazzesche, giochi ancora non usciti in Italia, robette fine per palati sopraffini. Per inizie. Tipo Catalogo Stellare. Per cui, e questi sono solo gli eventi a cui siamo riusciti obiettivamente a dare la nostra adesione. C'è a fine settembre il mitico grandissimo Granda Games a Bra. Salutiamo tutti, un grandissimo abbraccio agli organizzatori, è un evento pazzesco
è a sole 4 ore e mezza di macchina. Fosse stato 200 km più vicino, avremmo però per tutti gli appassionati di giochi del nord-ovest, diciamo, e oltre, andate a Granda Games perché è fighissimo. E quando siamo andati è stato una bomba atomica. Sì, veramente. Per cui, questo per quanto riguarda gli annunci dovuti. E ci saranno altre novità in arrivo nelle prossime settimane. Comunque, ragazzi, restate qui, il podcast è ricominciato, quindi sapete che tutti i giovedì esce la puntata e quindi annunci nuovi ogni settimana. Pem pem pem. Prima di partire con lo primo zufolo di questa stagione autunnale, è d'obbligo salutare il nuovo Patreon, Antonio Barba, grandissimo. Antonio Barba è un nuovo Patreon da $5 e quindi Antonio, lo sai benissimo, hai la possibilità di mandare la tua mail e diventare così Patron of the Week e avere il tuo spazio in trasmissione. Ti aspettiamo. A braccia aperte. Per diventare Patreon anche voi che ci ascoltate, ovviamente. Patreon.com/Dunwich Barry. Tu conosci personalmente il mitico Antonio Barba? No, no, non è che conosco. L'entusiasmo che hai dimostrato quel giorno in chat, ho detto, vedrai che è un suo, non so, un no, suo amico d'infanzia, un collega, una cosa. No, ma perché nel sonnacchioso agosto è arrivato questo nuovo Patreon. Secondo me perché è facile da ricordare. Sì, sì. È un bel nome, sì. Un bel nome. Bel nome, ottimo. Musicale. Cioè, 5 lettere poi. Se sbaglia quelli di 5 lettere, cominciamo. Potevo chiamare Antonio Braba, sì. Cioè, però invece no, alla fine Antonio Barba, numero uno, grazie mille. E beh, per tutti voi che siete Patreon, un grazie per ovviamente sostenere questa trasmissione. Soprattutto in un mese in cui non abbiamo praticamente fatto contenuti. Ragazzi, vuol dire che ci amate davvero. Esatto. Grazie, allora, grazie. Siamo, sì, in realtà i contenuti li abbiamo fatti in maniera indiretta perché abbiamo giocato così tanto e abbiamo avuto la possibilità di prenderci un po'. È l'unico mese, agosto, in cui abbiamo il tempo di provare cose con un certo tipo di... senza la fretta della puntata dopo, sì. Per cui è un periodo per noi molto importante per arrivare con grande qualità al mese di settembre, e penso e spero che già questa puntata sarà testimonianza del fatto che siamo riusciti veramente a giocare bene con i nostri tempi, eccetera, nonostante appunto anche tanti viaggi e tante vacanze che abbiamo fatto, tanti normali direi, soprattutto alle praticamente zero, però no, ho fatto 2 settimane di ferie sì. in aeroporto a Berlino. Non so se si possono qualificare come ferie. 2 settimane ad Asiago, allora ci sta. Allora ragazzi, zufoliamo 3, 2, 1 zufoliamo. Il grande munifico sito magicmerchant.it è sponsor del Dunwich Bears Club, un rapporto che ormai è pluriennale, ci unisce a questa grande realtà della vendita del Perugino, della vendita del gioco da tavolo in Italia. È un grandissimo portale dove potrete trovare tutte le ultime novità, i giochi classici, quasi quello che c'è. Comunque, detto questo, questa settimana torniamo alla cara vecchia categoria di BC15, ma prima di rivelarla vi faccio una nota importante. È un po' di tempo che vi esortiamo a iscrivervi alla newsletter di Magic Merchant, perché soprattutto in questo periodo e ancora per poco sono attivi i cosiddetti Summer Sales, cioè sono delle vendite lampo di determinati titoli se avete accesso se siete iscritti alla newsletter, vi arriva in posta elettronica direttamente l'avviso e potete approfittare di sconti, direi, abbastanza gustosi. Per dire, oggi stesso mi è arrivata questa mail, ricordate che oggi vuol dire una settimana fa, per voi che ascoltate. Quindi è già tutto finito. Per esempio, nell'ultima ci sono Black Sonata, Seven Wonders Duel, Living Forest, Bloodborne, il gioco di carte, sì, cioè sì. Ci sono titoli... direi veramente gagliardi, siccome lo faranno ancora per credo forse altre 2 o 3 settimane. Se vi iscrivete alla newsletter avete la possibilità di accedere a questi sconti in maniera prioritaria, perché appena vi arriva potete già valutare l'acquisto, come si suol dire, prendeteci dentro. Esatto, quindi oltre a questa cosa qui è sempre attiva per fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo il codice di sconto classicissimo DBC15 su tutta la categoria carte. Per celebrare, perché banda? Perché no? Fantastico, okay. È fantastico, sì. Ragazzi. Allora, carte. Era un bel po' che non veniva fuori carte. Allora. Ci sono cose veramente gustose. È una coincidenza che ci sia il gioco di
di cui parla Ale questa settimana, che forse tra l'altro, poi vi faccio scegliere, esatto, forse secondo me sì, comunque è pieno di roba, è pieno di roba, di ovviamente ci sono tonnellate di materiale di Marvel Champions, tra l'altro. C'è una roba, bro, che ti devo chiedere: ma cos'è questo Genesi mutante? È la prossima big box che costa quasi 50 barette. Si parla di Marvel Champions. Sì. Allora, sostanzialmente, sì, Marvel Champions, ragazzi. Tutta la linea editoriale condotta dal 2019 fino ad oggi riguardava il piano del fumetto degli Avengers. Quindi Thanos, il Teschio Rosso, eccetera. Adesso si chiude questo ciclo e si riapre un nuovo ciclo, che è quello dei mutanti, quindi gli X-Men, per cui avremo il Professor X, Bestia, Ciclope, Fenice, sì. Wolverine, che sta per arrivare in ottobre. Non ti dico, Wolverine è leggermente rotto come era. L'abbiamo commentato. La prima con big box è appunto, vede come cattivi le Sentinelle, che sono un grande classico del mondo degli X-Men. Sono dei robottoni giganteschi creati in origine per praticamente sterminare i mutanti. Ecco, non ce l'hanno mai fatta, però. L'altra domanda che volevo farti, chi sa la risposta. So che banda, però gli piace molto il genere. È uscito Le Chiavi, uscirà tra breve, ed è sempre in questa categoria, Arkham Horror, il gioco di carte, Le Chiavi Scarlatte. E non ho capito se è l'espansione di Arkham Horror, quello nuovo, la nuova versione. No, adesso il gioco viene prodotto sempre con il nuovo metodo di vendita, cioè con due box per ogni ciclo, okay. E viene venduto, è come, esattamente come per Il Signore degli Anelli, esatto. Okay. Cioè, che ha adottato lo stesso sistema. Esce una big box con tutte le carte dei giocatori all'interno di un ciclo, quindi personaggi, e lo vedi perché tutti i cicli hanno colori diversi, sì. E questo per esempio rosso. È uno scarlatto, quindi proprio lo vedi, e poi esce la seconda big box, che è quella un po' più complessa, che è quella con tutte le carte invece degli scenari. Tipicamente una big box con gli scenari offre dai 7 ai 9 scenari, tipo infatti Le Chiavi Scarlatte, espansioni investigatori, in cui praticamente espansioni investigatori, allora è quelle dove ci sono, è che tu in realtà vuoi tutte e due, perché chiaramente in origine queste carte sono uscite assieme, e chiaramente le carte dei giocatori per un ciclo sono strutturate per affrontare al meglio, sì, questo la big box delle avventure, anche perché sicuramente sono carte tutte tematizzate per il ciclo, cioè hanno la filosofia corso, del sì, ciclo con cui sono state prodotte. Molto bene, ragazzi, ci sono altre chicche, per cui andatevi a vedere questa categoria, è veramente ricchissima e c'è secondo me una grandissima varietà di offerta, che però vabbè, ovviamente è quella del mercato in generale. Per cui grazie mille Dottor Merchant anche per questa settimana. Ricordatevi di BC15 su carte e iscrivetevi alla newsletter per poter approfittare delle offertissime di Summer Sales, che stanno per finire, come proprio l'estate, mancano due settimane ormai alla fine ufficiale. Sì, purtroppo un'altra estate se n'è andata, sono molto triste per questo, mi piaceva il caldone. Però ragazzi, dai, che dire, possiamo inoltrarci in questo contenuto, possiamo inoltrarci in questa settimana o no? Inoltriamoci. 3, 2, 1, Zufolo! Bene, ci stava la chiusura zufolosa, e adesso questa settimana un po' a giro matto, perché parte Mac, poi io, poi banda, poi Ale. Allora, parte Mac perché ovviamente quando ci sono degli interventi riguardanti i giochi di ruolo, insomma, ti do la precedenza. Apri tu Mac, apriamo con ovviamente un argomento caldo, ancora sulle abbastanza, tavole, sì. Tutti i panifici di giochi di ruolo è ancora bello fumante, ovviamente gli Oscar del gioco di ruolo. Questi premi che si chiamano Annie's Award e che ogni anno premiano il meglio del meglio dei giochi di ruolo mondiali, quindi c'è veramente, esatto, di tutto, e serve un po' per orientarsi nel, come dire, nella selva di grandissima offerta che ormai popola le librerie, soprattutto per, secondo me, per conoscere anche delle piccole chicche nascoste che magari sfuggono ai più, soprattutto a chi segue magari il mercato un po' più mainstream. E perché una caratteristica degli Annies è proprio, secondo me, quella di premiare, oltre a grandi marchi, grandi nomi, anche delle cose più piccole, più sconosciute, che soprattutto negli ultimi anni stanno
stanno venendo un po' alla ribalta. Bene, come hai deciso di procedere, Mac? Al solito, allora, siccome le categorie in cui vengono premiati i giochi agli Annies sono moltissime, ho selezionato le categorie un po' più interessanti e che avessero dei contenuti o di cui abbiamo già parlato o di cui mi sarebbe piaciuto parlare. La mia domanda era hai una top 3 per me? No. Come al solito, però la possiamo fare al volo. Sì. In realtà, permettimi di dire una cosa: tutti i giochi che trattiamo adesso sono già usciti, quindi li trovate disponibili, la maggior parte dei quali prevalentemente in inglese, però non solo. Andremo a vederli mano a mano. Ecco, ecco, io ho una super chicca, ma te la tengo per dopo l'intervento tuo, perché dopo apro io e quindi me la tengo per dopo. Però ascoltate, perché dopo siccome ci sta. Vai, vai. La cerimonia degli Annies si è svolta a inizio agosto nella cornice di Gen Con e ha visto anche quest'anno ma live tutti col tuxedo? Le signore in vestito da sera? Non credo, forse c'era qualcuno con i cappellini strambi tipo quando vanno al derby lì, alla corsa dei cavalli in Inghilterra, non mi ricordo come si chiama, però non credo il Kentucky Derby. Ad ogni modo, ragazzi, anche quest'anno ci sono state delle belle sorprese per l'Italia. Mi piace che Ale ha tirato fuori l'iPad, è prontissimo. Bravo, così, no, così c'è il dito. No, vai. Allora, se vai sul sito degli Annies, proprio trovi anche i link per andare a vedere. No, no, mandiamo dai nomi. Non mi dici, comunque, vai. Io ho fatto sì, in ordine. Ma io mi fido di te, Matt. Sono partito, diciamo, dalle cose un po' più piccoline. No, non so niente, dai, comincia con i nomi. Vai. Serenità. Sì. Allora, il premio come miglior accessorio digitale è andato con mio sommo piacere a il Digital Monster Creator di Mork Borg, che, se ricordate, l'anno scorso aveva vinto, sempre Mork Borg, per il generatore casuale di Dungeon. Quest'anno i ragazzi dello Stockholm Cartel hanno sviluppato questo generatore di Dungeon, di mostri, che come sempre quando si parla di Mork Borg è mega essenziale ma mega fighissimo. Ma è un sito o un'app? È un sito, sì. Quindi tu vai dentro il sito semplicissimo, dove tu c'è un unico pulsante gigante con scritto generiamo. E come vedete, come potete vedere su questo bello sfondo giallo canarino, voi potete generare a rullo dei mostri assurdi per le vostre partite di Mork Borg oppure di qualunque altro gioco. Allora, cioè, che cosa abbiamo dai, generato? Al volo, Ale, abbiamo dai, fatto, okay, vai. Una creatura impossibilmente veloce con tre paia di fragili braccia che spasmodicamente ticchettia, si avvicina ticchettando. Cammina come un una specie di ragno orribile. Di ogni altra cosa vuole essere lasciata sola. Persa nei suoi pensieri. Beh, molto bello, Ti danno anche tipo il suo lair, com'è il suo, la sua tana com'è, le sue forze, le sue cosa mangia, cosa fa la domenica. Guarda cosa è uscito. Ecco, ragazzi, questo per dare le risate dei miei compari, credo sottolineo quanto queste cose sono. Comunque non c'è un pulsantone, devi premere sul sasso, credo sia un uovo. È una patata di rozzo. Che fai butti. Avete capito perché questa app, questo sito, questo contenuto digitale ha vinto l'oro. Molto bene, vai. Argento invece se l'è preso, ci tengo a citarlo perché l'anno scorso era stata premiata la versione fisica di questa cosa, di questo add-on, di questo accessorio. Ne hanno fatto una versione anche digitale con dei modelli 3D che si possono guardare tutto, le prop per le 1000 maschere di Nyarlathotep. Quindi voi avete sostanzialmente un'app, ma c'è anche insomma tutti dei contenuti digitali scaricabili che vi permettono di visualizzare sulle vostre device gli oggetti che trovate durante la campagna di gioco di ruolo del richiamo di Cthulhu, i mille volti di Nyarlathotep. Ma è quella che l'anno scorso era uscita in versione super lusso con la valigiona da 5 pezzi. Ebbi modo di giocare ben 20 anni fa con Paolone come master. Esatto, ma non quella versione con la scatola. Certo. Ma la scatola ha già tutto, però. Alla scatola tutti gli oggetti, mi hanno detto. Perché il mio compagno di squadra Stefano, che è quello che mi raccontò della cosa, mi disse che tu hai... ti arriva una valigia e tutti gli oggetti. Io non so se ha anche le statuette tipo occulte che ho visto in questa devo chiederglielo, però comunque è una, diciamo che ha anche un costo molto ridotto perché sono tipo $40, quindi uno insomma se è low budget almeno non se ne spende 300. Che le statuette o l'applicazione? L'applicazione. Ah, ok.
le statuette appunto non ce, le fai, ce le fai tu con una stampante 3D, tipo l'Octulu Black Mon. Andiamo avanti perché le categorie sono molte. Allora, best art, per quanto riguarda le cover, abbiamo un argento per Uncaged Goddesses, ma vogliamo sapere loro che vabbè, è una, un'espansione per contenuto per, come diceva una persona più famosa di me, secondo il primo dei perdenti, solo oro, solo oro. Però ho ottenuto tutti e due perché ci sono cose importanti. L'oro se lo prende Wonder Home, che se ricordate è quello, un gioco di cui abbiamo già parlato, sì, è quello dove no, dove ci sono gli animaletti antropomorfi che nella casa enorme, no, che vanno in giro, no, quello è Household. Ah, Possum Creek Games. Esatto. Wonder Home è il gioco, un gioco pastorale, come viene definito, dove gli scontri sono ridotti al minimo e dove ma che carine le pignette, mamma mia. Sono queste creature antropomorfe che visitano dei posti, risolvono i problemi di questi posti, tutto in un setting molto ambientale. Non vorresti giocare il porcino? Okay. Banda, ma scusa, ti andrebbe di fare il fazzoletto? Perché c'è un fazzoletto. Qualcuno vuole fare magari quelli sono PNG, perché un nature fantasy praticamente. Un molto nature fantasy. La, devo dire con la N di Napoli, non con la M. Fare il mercante rospo con lo scarafone. No, però è bellissima. È veramente bello, sì. E tutta l'arte è molto bella. E devo dire che la copertina è molto evocativa anche di quello che poi effettivamente si va a fare nel gioco. E se vi capita di vederla, ci sono questi tre personaggi su uno sfondo bucolico che appunto stanno, vedete, stanno camminando in un in questo posto bellissimo e vanno verso mille avventure. Ecco, è un gioco molto che ha riscosso molto, molto successo, soprattutto con le famiglie. Ecco, un gioco di ruolo. Mi sento già pastorale. Adesso Ale ti porto al pascolo se vuoi. Dopo andiamo, ti troviamo dell'erba. Per quanto riguarda invece la best art dell'interno, giustamente direi ha vinto The Warring Second Edition. Come dire interior? Interior, che prima era il premio per la copertina. Ah, ok, sì, questa invece è per le immagini. Questa è per le immagini. Allora, è la seconda edizione. Non lo cerco neanche, allora, perché è troppo famoso, ragazzi. Troppo mainstream. Secondo me è meravigliosa anche la copertina. Sì. Però dentro ci sono dei disegni, soprattutto di Alvaro Tapia, che è un Banda è andato a prenderlo. Tapia. Tapia. Non ho mai capito se è Tapia o Tapia. At any rate, le art interiori di The One Ring è veramente stupendo. Ci fa piacere che appunto, sono estremamente classiche, cioè questo molto libro evocative e molto rispettose di tutto. Beh, dimmi quanto dimmi qualcosa questa, che non sia più classico dei, poi esatto, ci sono gli inframezzi, ci sono le splash page realizzate dall'artista di punta della Freya Ligan, che è adesso non ricordo quello di Simba Rome, assurdo, che è quello di Simba Rome, esatto, e di Alien e di Blade Runner RPG eccetera eccetera, fantastico. Tutto il progetto comunque di The One Ring RPG Second Edition è veramente molto bello. Le splash page sono a parte i dati, ti stiamo ancora aspettando quelli giusti. Vabbè, se li sono fumati adesso arriveranno, speriamo. E comunque Wonder Home qui si becca l'argento perché è arrivato secondo, giusto per dire che è stato apprezzato proprio in toto. Come best game, e qui comincia ad arrivare un po' la pasturona. Best game, cioè il gioco dell'anno. Sì, allora occhio che ci sarà poi anche il product of the year. Questo è proprio il best game, ovvero quello che alla gente ha più apprezzato in gioco proprio. Gameplay puro, chi vince? Secondo posto se lo becca Root, da RPG, di cui abbiamo già parlato tante volte. Ho ascoltato una sessione io su Twitch. È veramente gagliardo, molto carino. Molto ma carino. La Palma d'Oro se lo porta a casa un titolo che io avevo seguito da vicino durante la sua campagna Kickstarter, un titolo molto particolare, che ha come titolo Thirsty Sword Lesbians. Sì. Se ti ricordi, Jack, ne avevamo parlato perché ha una grafica molto particolare. Thirsty? Yeah. Swords Lesbian. Lesbians. Qui ci spendo un paio di parole in più perché era uno dei progetti che è uno dei titoli più interessanti domani, come si divertono questo purtroppo. Allora, qual è la caratteristica principale di questo gioco? Innanzitutto è un powered by the apocalypse, quindi Apocalypse World, esatto. Mm-hmm. Si basa su Apocalypse World ed è un titolo che basa moltissimo del suo bello sui rapporti tra i personaggi. Qual è il suo, come avrete probabilmente intuito dal titolo, piuttosto ironico, è un titolo che si basa sulle la vita delle persone queer, ossia persone non eterosessuali e o cisgender. Fa del suo punto di forza i legami che queste persone, quindi personaggi, hanno fra loro e anche al tavolo. E
tutta la meccanica sostanzialmente sfrutta proprio le dinamiche che tanti giocatori quanto i personaggi costruiscono durante la partita. Ovviamente è un gioco comunque dove si combatte, dove si affrontano duelli, dove si affrontano minacce eccetera, però la sua caratteristica principale è quella di innanzitutto di mettere in gioco delle tematiche che sono molto vicine alla comunità LGBTQIA+, e sebbene ci sia la possibilità di creare personaggi etero e cisgender, ovviamente il core del gioco è pensato per appunto l'ambiente queer, storie d'amore queer. E perché ve ne parlo? Perché allora sicuramente non è un prodotto per tutti, nonostante il gioco sia abbia un diciamo un'interpretazione del Powered by the Apocalypse molto interessante, soprattutto per i legami e i conflitti che fanno da sostanzialmente spina dorsale di tutto il sistema. Una delle cose molto belle è che tutti i playbook, che come sapete corrispondono diciamo alle classi che potete giocare negli altri giochi di ruolo, tutti i playbook di questo gioco sono calmierati, come dire, su una tipologia di personaggio che ha sempre comunque un conflitto con la società in cui vive o è cresciuto. Quindi tutte, diciamo, si cerca di mettere in gioco proprio le difficoltà che le vere persone queer hanno affrontato nella loro vita. Ecco, perché è così importante questo gioco? Perché tutto il team che lo ha costruito, lo ha sviluppato, eccetera, è composto da persone che di queste minoranze fanno parte, quindi sanno molto bene di che cosa si parla, e si sono date da fare per creare un sistema, un mondo di gioco, delle avventure che permettesse anche a chi assolutamente non è queer di, come dire, inoltrarsi un po' in questo mondo, cercare di capirne meglio le dinamiche, cercare di capire quali sono le difficoltà. Ecco, il gioco è molto, almeno da quello che ho letto, ti permette di fare delle avventure anche molto cacciarone, molto swashbuckler. L'importante è il dramma, come stressano sul Kickstarter. E il dramma è un po', secondo si dice, fai la drama queen. Ecco, questa idea del combattimento anche con un taglio ironico, delle grandi storie d'amore romantiche, strappalacrime, ecco, fa tutto parte di questo universo portato sul tavolo da Thirsty Sword Lesbians. E molto bene. Appunto, dateci un occhio, perché anche se non siete assolutamente interessati al gioco in sé, io credo che sia un ottimo esempio di come si possono trattare dei temi difficili in maniera molto intelligente, anche perché ovviamente, come in tutti questi tipi di giochi, ci sono tutta una serie di attenzioni che vengono poste a chi si trova al tavolo, quindi ci sono le X-Card per... Il team creativo è pazzesco, fortissimo, un sacco di gente proprio perché chi ha lanciato la campagna Kickstarter voleva avere una pluralità di punti di vista su questi argomenti. Ecco, ci sono tutti i sistemi, diciamo, di controllo, ecco, che c'è nei giochi che, come ad esempio in Alice is Missing, nei giochi che toccano dei temi potenzialmente scottanti e sensibili. E lo posso consigliare a chi ha apprezzato la serie She-Ra di Netflix, perché anche She-Ra secondo me ha avuto il She-Ra è bellissimo, il buon esatto, il buon la buona idea e la buona riuscita di aver messo sul piatto delle cose, delle tematiche non per niente facili, in una maniera molto furba, molto entertaining pop, molto pop, esatto. E comunque ragazzi, andate a vedere, perché anche l'art molto cartoon, molto colorata, e se volete anche molto Shira e le principesse guerriere, non quella degli anni 80, la cugina, la cugina di me che combatteva Hordak. Qui c'è sempre Hordak, ma il setting è abbastanza diverso. E soprattutto le relazioni dei personaggi sono diverse. Ecco, Thirsty Sword Lesbian potete figurarlo come un buon setting di quel tipo lì. Molto bene. E questo appunto, Thirsty Sword Lesbian ha vinto il best game, ma forse lo ritroveremo anche dopo. Passiamo però alla prima, cioè alla vera medaglia d'oro che ci interessa probabilmente, ossia Best Monster Adversary, ovvero quei prodotti che sono dei source book dove trovi dei nemici da mettere nelle tue avventure. Ecco, qui abbiamo avuto un oro in casa italiana, perché il bestiario di Nightfell, l'ambientazione sviluppata da come si chiama, Mana Project Studio, di Mike Paroli e di tutti gli altri, è scritta da Angelo Peluso, il Rosso Andrea Lucca e Marco Giulio Fossati,
appunto si è portata a casa l'oro. Nightfall è una l'immagine che ti accoglie, sì, nel sito, sì, è bella, è un'ambientazione bella appesa, è un dark fantasy nel vero senso della parola, perché in questo mondo sostanzialmente il sole è scomparso e c'è, il ciclo è fra quando c'è di notte c'è la luna e poi le tenebre totali. Bene. Tutto è tarato, è molto diciamo verso il Underdark sostanzialmente, praticamente sì, c'è una bella spiegazione della cosmogonia, ma soprattutto delle, di come la società si è dovuta adattare a questa nuova condizione. Il Kickstarter che ha portato Mana Project Studio ancora un anno e mezzo fa, se non vado errato, ha avuto molto successo, il prodotto è molto piaciuto anche in America e credo che questo oro per il bestiario ne sia la controprova. Perché parlo proprio del bestiario? Perché tutti i mostri sono presentati in una maniera molto interessante, c'è la classica, diciamo, parte di flavor, ma poi qua, ci bestiario, sono... adesso vado a vederlo. Allora, la grafica, ragazzi, di questo gioco è questo è il bestiario, Ale. È molto oro, sì, sì, molto sì. Oro, quindi molti dei mostri che ho trovato sono spiriti, undead, abomination, cose spiriti, del genere. Spiriti, spiritelli e fantasmi. Esattamente, però la cosa bella è che gli autori, Angelo Peluso, che è il main... diciamo la mente principale dietro questo prodotto, ha preso tantissimo dalla folklore italiano e lo ha riadattato in questo in questa ambientazione tipicamente fantasy, sì. Occhio, molto... sì. Ma è che c'è Vangelo Flagellanti? No, non credo. Ci sono i contadini? I contadini sì, ci sono, ma non se la passano molto bene, carovale. E la cosa bella è che senza tutti i mostri, sole, cosa sì, cazzo esatto, ho chiesto per quello, cioè coltivano i funghi e i licheni, sì, comunque, esatto, che crescono anche senza sole. Grossi funghi e grossi licheni. Qual è la particolarità? Che all'interno, oltre alle statistiche, le varie cose classiche per quinta edizione, perché questo comunque sì, è sì, un sourcebook, è un'ambientazione per quinta edizione, ci sono anche tutte delle dicerie su questi mostri che sono molto utili per chi vuole raccontare, innanzitutto chi vuole utilizzare i mostri anche in altri contesti, sì, ma soprattutto per, non so, quei master che hanno bisogno di rendere le cose un po' più misteriose per i loro, sì, giocatori, a cui piace giocare sulla favola, sul folklore e così via. Ecco, tutta quella parte lì è molto sviluppata e veramente dà veramente tanto spessore a ciascuna creatura. Poi sono divise in macro categorie, come dicevo, i fantasmi piuttosto che le abomination. Quindi a secondi questo premio, ecco. Sì, sì, secondo me allora io non amo particolarmente i manuali dei mostri, di solito a me piacciono quelli forse dei più legati ai mythic tuloidi, perché ci sono delle cose anche un po' esoteriche che sono particolarmente interessanti o croccanti, ecco. Però devo dire che questo, io non ho partecipato alla campagna Kickstarter ma ho preso dopo i PDF e devo dire che la qualità è veramente alta e quindi ben venga, soprattutto per il fatto che è un prodotto interamente italiano, orgoglio italiano, e quindi esatto, vero orgoglio italiano. Passiamo poi alle best rules, ovvero best, miglior regolamento. E Kagematsu, già lo vedo. No. Però è un gioco di ruolo in solitaria. Si tratta di Colostel, okay, a solo RPG Adventure. Allora, Colostel. Anche su questo prodotto sono arrivato in ritardo quando il Kickstarter era già finito, ma non me ne ero interessato. Te lo do io, ce l'ho. Ma poi l'ho preso anch'io. Come ce l'hai? Bellissimo! L'ho acquistato, perché? Allora, la particolarità di questo titolo è, come dicevo, è di essere un solo RPG, quindi l'ho giocato in solo, e si gioca con... è guidato tutto da un mazzo di carte da poker. Sì, sì. Quello, è a seconda del seme e del numero che voi estraete, succedono delle cose. Ma il setting in cui voi vi avventurate è molto particolare, perché Colostel, se avete un po' di intuizione, è la crasi... Scritto tra... Colostle. Colostle, esatto, è la crasi tra Colossus e Kestrel. Perché? Perché voi, il vostro personaggio in solitaria andrà a esplorare la gigantesca carcassa di un titano, di un colosso. Ah, ma ne avevamo già parlato? No, c'era una cosa, okay, è una cosa simile. Per trovare artefatti. Abbiamo parlato in un roundup Kickstarter. Magie, okay, che possono aiutare il suo villaggio. La cosa stupenda è che all'interno di questa... di questo mondo alternativo praticamente ci sono montagne, mari, quindi questi colossi sono veramente dei colossi, sì, allucinanti, sì, sì. È un mondo molto immaginifico. Ecco, tutte le vostre azioni vengono definite da queste carte. Ecco, non cercatelo su Amazon. No, vengono fuori dei supplementi alimentari orribili, okay, cioè, no.
E la cosa bella è che siete voi ad interpretare quello che succede, come molto spesso accade nei giochi di ruolo in solitaria, e voi terrete sostanzialmente un diario di quello che succede al vostro personaggio. Il sistema è super smart, molto interessante, e non a caso ha vinto come best rules. No, ma questo posso dire che poteva vincere anche best art, questo qua, cioè veramente. Allora, secondo me le non illustrazioni è così somigliano super, a quelle di Drizzt, sono un po' particolari. Sì, diciamo che sono opinabili come dici? Non lo so, cioè no, da vicino sembravano bellissimi. Secondo me c'era di meglio. Cioè, sì, obiettivamente, Wanderon è molto più bello. Sì. Cioè, da vedere. No, però non sono come quelli di Dritz, però. Ale. Però sono. Jack, guarda pure sul sito. Sì, sono molto cartoon. No, sono meglio di quelli di Dritz. Colorate, no, vabbè, sono meglio che bianco e nero. Sì, però lo stile voglio dire, confrontali solo con quelli di Nightfall. Cioè. Vabbè, però. Beh, comunque, ragazzi, il prodotto è veramente valido. Se vi capita di trovarlo su DriveThruRPG a pochi soldi, è purtroppo in inglese, solo in inglese per il momento, però. Non è molto oneroso in termini di 20 sterline di... però occhio che la parlo lingua, della versione digitale, la lingua, cioè l'inglese è utilizzato in modo abbastanza aulico, è un po' aulico, esatto, sì, occhio, non è facile, non è di facile lettura, sì. Ci serve un livello abbastanza allora alto, cioè diciamo, sì, ti compri il manuale a 20 e poi le carte ma le carte delle le carte si possono utilizzare tranquillamente, uso quelle di Regicide, sì, un mazzo di carte da poker normale, sì, sì, sì. E fine. Comunque ragazzi, se vi capita provatelo perché ha veramente un sistema molto smart. Bene, abbiamo gli ultimi due. Vai. Best setting, e qui mi interessa di più l'argento che non l'oro, perché l'oro è stato vinto dalla Tal'Dorei Campaign Setting Reborn, che è il setting di Critical Role. Il Reborn, perché è una riedizione, credo, di un setting già uscito, ma secondo me non piace molto Critical Role e non mi piace neanche tanto. Mi puzza di baraccolate di regime. Cioè Insider agli amici, premio agli amici. Ti dirò, un pochettino ha puzzato anche a me, ma secondo, ragazzi, c'è un titolo che Ale sicuramente conosce perché me l'aveva linkato qualche tempo fa. Vai. Ovvero Yangshi Blood in the Banquet Hall. Allora, e questa è una vera chicca, ragazzi. No, fammi lo spelling. Jiangshi con la J, Jiangshi S-H-I, Blood in the Banquet Hall, della Wetting Games. E cosa succede in questo gioco di ruolo? Beh, innanzitutto il setting è veramente, giustamente si porta a casa l'argento, forse avrebbe meritato anche l'oro perché è veramente una cosa pazzesca, ovvero voi interpretate, è innanzitutto un gioco di ruolo narrativo collettivo, e i personaggi, i giocatori interpretano una famiglia cinese negli anni 20, ok? Mm-hmm. Di gestori di ristorante cinese, quando ovviamente è una bomba, è una bomba. Il razzismo è alle stelle e loro devono mandare avanti il ristorante di giorno, e poi di notte devono combattere gli Yangshi, che sono appunto questi vampiri saltanti, come vengono definiti proprio nella pagina di presentazione. È un mostro tipico, credo, Jack, me lo dovresti confermare tu, del folklore cinese. E loro fanno sostanzialmente di mattina i ristoratori e di notte i cacciatori di vampiri. Quindi da una parte cercano di tenere buona la loro parte, come dire, sì, civile, sì, sì. Dall'altra quella più esoterica. Ma non ti serve l'artwork, diciamo, artwork galattico, ma non ti serve un po' di background del cinese medio. Ma no, guarda, allora io estetiche fighissime. Premetto, non ho comperato tutto il manuale. Adesso c'è quel Kickstarter che però c'è. Devo dire che, esatto, basandosi sulla Kickstarter posso dire che tutta la bazza è veramente interessante, più che altro perché trattandosi di un gioco di ruolo appunto narrativo e collaborativo, esatto, è un po' diciamo dà molto spazio ai giocatori, sì. Quindi può diventare facilmente una cosa adatta a qualunque gruppo, e poi ha questo setting completamente originale, sì. E assurdo, che secondo me da solo merita il prezzo del biglietto. E chiudo con il Product of the Year, mm-hmm. che l'avevo un po' mezzo spoilerato, comunque è Thirsty Sword Lesbians, okay. Che si è portato a casa anche quindi il premio come miglior prodotto all around, overall, bruciando al photo finish il Call of Cthulhu Classic Prop Set,
della H.P. Lovecraft Historical Society. Pensate, un prop set, ragazzi, che vince come Best Prada, che arriva secondo Best Prada. Perché? Perché questa... Fai finta che io non sappia cos'è un prop set. Un prop set è tutti i materiali, diciamo, cartacei, okay, che normalmente in un gioco di ruolo vengono presentati, stampati sul manuale, tipo la lettera che vi invia lo zio d'America, il biglietto del treno, ecco, in questo prop set, che ha un costo abbastanza importante, li avete dal vivo, cioè voi avete tipo le bollette della luce, oppure il pezzo di diario dello zio impazzito, la mano mozzata, masticata dagli cultisti. Vera. E questo è questo prop set per il richiamo di Cthulhu, copre sostanzialmente tutto il ciclo il ciclo di avventure classiche tipo sulle orme di Zatogua, funghi da Yugot, eccetera eccetera, sì, che sono uscite, ormai sono delle avventure iperstoriche, pubblicate, certo, da Chaosium. E se volete arricchire il vostro tavolo con queste cose, che sono peraltro meravigliose, perché la HP Lovecraft Historical Society è partita come società che creava i prop, appunto, gli end-out, per i live roleplay di Cthulhu, quindi ragazzi è roba a livello cinematografico, dico questo. Comunque andatevela a vedere sul sito, perché merita anche solo una vista. E il costo dell'opera è straordinario, mi pare sia $179, una roba. Beh, grazie. Comunque, at the Cats che hanno vinto il gioco dell'anno. Anche, però no, sono arrivati i secondi. Sì. No, che hanno fatto. Questo è il prodotto dell'anno, perché il prodotto è $360. Sì, però voglio dire, è chiaro che quando hai 180 euro pezzi di budget di roba, puoi creare un prodotto favoloso. Certo. E invece le persone che hanno fatto Lesbians hanno dovuto lavorare con altri, con, diciamo, più di concetto pratica. Onestamente, allora, ci sono tanti prodotti che vengono fuori ogni anno, tutti molto belli, però io credo che questo sia un bel segnale, anche perché come progetto di per sé Thirsty Sword Lesbians è super progressivo, molto super ardito, ma molto esatto, cioè, e non è quel progressismo ruffiano, un po' di facciata, sì, ruffiano, è una cosa fatta da gente che quelle cose le ha vissute e le ha volute trasmettere a qualcun altro fargliele giocare per fargliele capire meglio. Secondo me questa è una cosa bellissima, che il gioco di ruolo, un'altra barriera che il gioco di ruolo riesce ad abbattere, ecco. Comunque ragazzi, fatevi un excursus, perché sono tutti progetti molto interessanti, quantomeno da vedere su schermo. E poi, come sempre, se avete dubbi, domande, richieste, per quanto possibile sono qui per voi. Beh, direi che abbiamo iniziato con il botto questo settembre e abbiamo ricominciato veramente con un intervento super denso. Questi erano gli Ennis, e soprattutto la versione di Mac degli Ennis, perché sono tutti bravi ad andare a vedersi la lista online, però insomma, quando avete uno come Mac che vi spiega i perché, i per come e le cose più interessanti da vedere, sapete anche come orientarvi. Adesso passerei a Arc Nova, ragazzi, il completamento dell'intervento che ho iniziato ancora a fine luglio, e in cui parlavo del gioco in generale, nelle sue meccaniche e nella sua esperienza solitaria, l'esperienza solitaria che finalmente sono riuscito a finire. Ho iniziato a giocare con altre persone. Ho dedicato gran parte delle mie giornate di gaming di agosto a questo gioco. Che cambi, sono riuscito a giocare da solo, giocare con altre 2-3-4 persone, non poi su Telegram. No, allora quello che è interessante, veramente interessante notare, è che sono riuscito a coinvolgere e gli altri personaggi qui al tavolo con me, per cui partendo fate voi un giro, io poi chiudo con le impressioni e il bilancio finale del gioco e di questa esperienza, che adesso diciamo che prendo un po' di pausa, perché ho veramente farmato Arc Nova come una bestia alla morte. E se qualcuno dice Jack, l'espansione, sapete già la mia risposta, per me è no. Ci siamo molto divertiti quando è uscita in chat, però l'espansione di Arc Nova lo so, Jack ha appena finito di confezionare l'intervento multiplayer di Arc Nova e adesso gli è uscita l'espansione tra capo e collo. Allora direi iniziamo da Banda, che è quello che ha avuto di giocare di più. Allora, dal punto di vista del solitario, adesso sono riuscito a giocare in solitario grazie al tuo prestito, devo dire che è anche un buon prodotto, nel senso che ha un setup praticamente pari a zero, se tu puoi una partita da due giocatori, semplicemente dei cubetti che segnalano che il tempo diminuisce sempre di più, hai un tot numero di turni, come per esempio in Terraforming Hai Legendary. Però ho già fatto un intervento completo Secondo me come solitario è davvero di pregio.
Tuttavia, per quanto riguarda il gioco in generale, la mia opinione rimane invariata anche dopo un tot di partite, ovvero che nonostante ci sia un'architettura composta da molte meccaniche e molti minigame, quello del tile placement in primis, c'è sostanzialmente il problema di questo enorme, gigantesco mazzo di carte che in modo totalmente incontrollabile ti fornisce o meno le cose che hai bisogno. Quindi io ho vinto anche un bel tot di partite. Il problema è che io lo dico onestamente, alla fine della partita io non so dire se ho vinto, perché nessuna delle partite che ho vinto, e ne ho vinte diverse, io non ho mai saputo dire se me lo sono meritato, perché io ho fatto delle scelte davvero buone, ma oppure se semplicemente mi sono venute sulle carte e le ho giocate così. Io ritengo che se al posto mio ci fossero stati altre 10 persone della mia del mio stesso livello di giocatore, avrebbero fatto le stesse identiche scelte. Cioè, ne sono convinto, perché il primo 30% del gioco tu sei in mano completamente alla sorte. Cioè, tu non puoi metterti in testa di fare nulla, perché anche se gli obiettivi di gioco ti dicono che tu devi andare in queste direzioni, se in gioco non ci sono carte che ti favoriscono per questi obiettivi e tu o tu non le peschi, non puoi andare da nessuna parte. È a metà partita che si capisce più o meno, dopo che dove hai pescato andare, una marea di carte, dove puoi andare. Ed è lì che cominci a refare veramente. Per cui, quando tu a metà partita ti trovi che inevitabilmente una o due direzioni sono quelle in cui devi investire, cioè tutto il resto tu l'inerzia ti dà una mano, cioè ok, investiamo da quella parte, andiamo, e questo motore si autoalimenta. Però non è come in Terraforming, in cui fin dal primo turno tu hai una direzione e persegui quella direzione, e le carte ti aiutano a sviluppare quella direzione dal primo momento. Sì, sì, perché gli obiettivi sono chiari, sono qui quelli. C'è una sorta di navigo nell'oceano in tempesta per il primo terzo, e poi vado dove voglio per andare a vincere e fare più punti degli altri. È una cosa che, per carità, io non dico che no, ma sicuramente piace, e io da questo punto di vista mi trovo in minoranza, perché visto il successo di questo gioco, è già andato sold out, sta scalando la classifica di BGG come nessun altro prima. È chiaro che questo prodotto ha un grande successo worldwide, ma per me i punti che vi ho esposto, i punti critici che vi ho esposto, per me rimangono. E vi giuro che la cosa pazzesca di questo gioco che mi ha messo così in discussione da sentirmi come il fanatico di Through the Ages a cui presentano Nations. Cioè, e mi sono messo in dubbio fino a quel punto di dire: ma beh, vuoi vedere la dinamica che è completamente diversa. Vuoi vedere che tu sei talmente attaccato a un prodotto passato che non vedi i bonus di questo prodotto, e quindi mi sono davvero posto anche delle domande da giocatore consumato. E qui ci sono io, perché dopo aver provato Ark Nova, mentre provavo Ark Nova, come forse vi avevo detto prima delle ferie, ho anche giocato abbastanza all'app di Terraforming Mars. Sì. Ok, quindi ho, come dire, i due contendenti un po' sono quelli. Allora, sicuramente ti dico, da un punto di vista meccanico, la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di Ark Nova è il sistema delle azioni. Beh, vabbè, quello è. Quello è veramente. È un che però non è suo. Il sistema delle azioni deriva comunque da. Però, non l'avevo mai visto, per me è bello, perché. Lo spiego nel dettaglio nella prima parte dell'intervento, ragazzi. Se ci sono delle cose che a livello di regole o di meccanica non capite, se ascoltate il mio intervento di due puntate fa, sostanzialmente, comunque, spiego tutto. La meccanica delle azioni è veramente bella. È veramente bella. E la cosa che... quindi quella l'ho apprezzata molto. È molto interessante fare delle scelte legate a queste, al posizionamento appunto delle tue azioni, a quello che puoi fare, che ti conviene fare e così via. Tuttavia, anche io, nonostante abbia giocato sicuramente meno di Banda, ho sentito un po' il problema di questa cosa che diceva prima lui, ovvero che sei in balia sostanzialmente delle carte che ti vengono fuori. È vero abbastanza anche in Terraforming Mars, però lì sarà proprio per il fatto che ci sono degli obiettivi, diciamo delle milestone che tu attraversi a un certo punto del gioco, e tutti, voglio dire, mirano più o meno a quegli step, perché sono quelli che poi ti fanno fare i punti alla fine. Io ho trovato il flusso troppo caotico, sì, un po' scuro, troppo caotico. E può essere benissimo che sia per la
bassa quantità di, di partite che ho fatto. Lo è, in parte lo è, te lo dico già. Lo è. In massa, dopo un po' di partite, cominci a capire Le carte di Ark Nova sono, non dico tutte uguali perché non è così, però purtroppo non è una cosa che si può, come dire, mitigare. Cioè, devi dopo un tot. Io avevo anche il vantaggio di aver giocato in solo, certo. Per cui io le carte le guardo e riesco a decodificarle anche perché, abbastanza. Esatto. E il problema è quello rispetto a Terraforming Mars, dove ci sono molte meno icone, quindi ogni carta, come dire, ha delle implicazioni minori sul gioco. Invece in Ark Nova ci sono tante cose che anche una carta singola ti permette di scombare, attivare, guadagnare e così via. Perciò all'inizio, ma è come sempre in questi giochi, ti trovi un pochino spaesato. Sono sicuro che con l'andare del tempo No, le decodifichi le carte, però è vero che c'è un flusso molto più caotico. Esatto, cioè, soprattutto all'inizio, come detto Banda, meno digeribile. Confermo assolutamente che il primo terzo di partita è un magma informe di possibilità che tu cerchi di in qualche modo, siccome devi progredire su qualche track. Ma infatti, per me l'azione su cui investire tutto ogni volta da sviluppare, da upgradare, è quella di pescare, perché è un gioco di carte. Fondamentalmente, certo. In tutti i giochi di carte, chi vede più carte ha più probabilità, ha più scelta, non c'è niente da fare. È una regola aurea di tutti i giochi di carte. Secondo me, e poi Ale mi dici anche la tua, in questo gioco. E l'autore si sente in colpa per aver dato 250 carte plain a tutti quanti e continua in tutti i modi a dirti: guarda che se upgradi questo allora puoi sceglierti le carte, quest'altro. No, bro. È obiettivo, però. Sì, per prendere la carta dal centro. Generalmente tutti cercano di averlo quanto prima, anche di andare su per esempio con la reputazione per poter avere un maggior numero di carte già in gioco da cui poter pescare. Però anche così, un 5 carte rispetto a 250 in quasi tutte le partite che ho fatto, in praticamente tutte le partite che ho fatto, compreso solo il mercatino del centro, se lo cagano in pochissimi. Vai Ale. Allora, il gioco in realtà hanno già detto più o meno tutto Banda e Mac, però il gioco in sé mi ha divertito ma non mi è piaciuto molto, considerando che comunque io ho solo una partita all'attivo, quindi diciamo la mia opinione vale praticamente zero, però il gioco ha questa componente della combo di carte che ovviamente attiva la scintilla di entusiasmo quando riesci a far effettivamente funzionare qualcosa che ti stavi creando. Però effettivamente nel primo terzo di partita, quando non puoi aumentare la track, non puoi aumentare i biglietti, non riesci a muovere il gioco finché non ti entrano almeno un paio di robe, come hai già detto, è questo magma informe, è una zona paludosa che ti prima o poi si sbloccherà, proprio. Ti senti proprio inchiodato e poi il gioco decolla dopo la prima mezz'ora di gioco, più o meno 40 minuti. Ecco, il problema in sé è che intanto con Terraforming Mars non c'entra proprio niente, nel senso ci sono solo combo di carte, il resto non c'è proprio nessuno. Secondo me le carte neanche tanto scombano, tra l'altro, perché qui solo accumuli sì, e poi ogni tanto dai via qualche animale. Io avevo la casistica con i predatori o gli animali dell'Africa, sì, ma di fatto li accumuli, sì, esatto, li liberi in natura, non sacrifichi, però anche qui le carte non combinano mai tra loro, cioè ci sono delle cose che ti aiutano a prendere carte, ma è un accumulo, sì, è una corsa. Il feeling, diciamo, sì, ragazzi, sì, visto sì. Dall'esterno, sì. È quello. Diciamo che il feeling dall'esterno è quello, nel senso che le carte di Terraforming garantiscono in buona parte degli sconti, mentre qui garantiscono sostanzialmente la capacità di giocare altre carte. Ci sono sono molte similitudini, lo dico perché a Terraforming avrò fatto 200 partite. Ma io sto solo dicendo. E per quanto nel complesso buona parte del gioco sì è diverso, ma per quanto concerne la manipolazione delle carte si assomigliano molto. Solo sì quello no. È dopo sì no. non sei d'accordissimo. No, nel senso io non ho trovato tutte queste similitudini come viene spacciato online, sinceramente non l'ho viste, però il gioco in sé diventa bello verso la fine, quando cominci a correre sulle track, quando vedi che quelle due o tre carte che hai effettivamente cominciano a farti fare delle cose, certo. Però il problema è che il gioco ti chiede uno sforzo, soprattutto all'inizio, talmente grande che non ti ripaga minimamente di ciò che tu metti sul piatto giocando. Di conseguenza l'ho trovato, per carità, sta avendo tanto successo, io non ho visto i motivi, dopo dire. Allora io vi dico le cose che mi erano piaciute di più, le cose che mi erano piaciute di meno nell'intervento precedente. È una top 3? Sì.
Perché sai che io l'ho giocato dopo tre, però allora le cose che mi erano piaciute di più era il senso della scoperta del grande potenziale che hai, perché è vero che l'inizio Mare Magmu è caotico, però nel caos ci sono anche delle figate. Ma sì, ma quando cominci ad avere uno zoo che può ospitare vari animali, quando cominci ad avere confidenza con le carte e a decodificare e a cercarti dei pattern, e c'è un grande senso della scoperta, nel senso proprio di ogni partita è una Sense of wonder. Sì, è una, veramente un partire da zero completamente. Cioè non c'è niente di scriptato, devi inventarti ogni volta tutto. Con 250 che carte, però è, vedere che fosse che però è anche che però è anche il suo difetto. Cioè anche il suo difetto, infatti avevo messo card randomness, cioè okay, la randomicità del fatto che ogni tanto rimani impantanato. Quello che dice la banda, perché che il problema, le carte giuste, perché il problema è che questo gioco non è un engine building, non c'è niente di meccanico da costruire, è soltanto una corsa, ed è soltanto una corsa, ve ne accorgete dopo, se giocate prima il solo e poi il multiplayer ve ne accorgete prima. Questo gioco è esclusivamente una corsa che arriva primo, e la corsa che arriva primo non guarda in faccia quanto bello è, efficiente è, cioè non ci sono efficienze da fare. Bisogna essere, sì, bisogna essere efficienti nel raggiungere gli obiettivi, tipo devo giocare all'elefante africano, mi manca questo, mi manca questa cosa per giocare all'elefante africano. Qual è il minor numero di mosse in cui posso arrivare all'elefante africano? Questa è l'unica cosa che sarebbe una mossa, andare qua all'associazione e prendere quella maledetta icona Europa per avere il rapporto con l'elefante, ma quello prima di me me l'ha rubato. Esatto, quindi cosa devo fare? Uccidere, cioè, e poi rubargli la carta. Non l'elefante, vi prego. No, quindi il gioco è esclusivamente una cosa. Poi prendere gli elefanti. E più andate avanti a giocare all'Ark Nova. Perché io capisco, le prime volte la gente soprattutto si fa prendere molto dal linguaggio, del fatto degli animali, la scoperta, ci sono mille carte, e quindi dice ah ci sono mille possibilità, che gioco fantastico, e si voglio fa pigliare, ma quando andate avanti ragazzi è una brutale corsa. Tra l'altro sì, più andate avanti a giocare, più fate esperienza, più gli zoo sono brutti, cioè avete delle sì, perché fisicamente a un certo punto non te ne frega più niente, tu devi fare quella roba lì nel minor tempo possibile. Perché io so che Ale, se non faccio quella cosa adesso, Ale mette la combo di carte, chiude il progetto di ricerca. Quello che è successo nella nostra partita alla fine, no? Io una mossa, perché sapevo di poter vincere così, se no. Quindi non di te ne frega niente di andare a fare qualcosa che funzioni, non ci sono motori che funzionano, no. Sì, io posso avere la carta che mi aiuta a tirar su gli animali africani, ma poi vabbè, ovviamente quello è, sì. Non ci sono magheggi meccanici da fare. L'altra cosa che invece mi era molto piaciuta è il fatto del combo crazy, cioè ci sono delle combo che quando si attivano danno veramente tanta tanta soddisfazione, e questo è merito del gioco. Ci sono delle combo che fanno proprio, sai quando c'hai i figli, c'hai gli scatti di crescita, sì, è presente? Che c'è il bambino che a un certo punto, cioè in un giorno cresce così, fa uno scalino. In questo gioco è la stessa cosa, come espressione, perché qualunque roba accada è uno scatto di crescita. Esatto. Uno scatto di crescita. Invece in Terraforming, in Ark Nova, quando avete lo scatto di crescita del gioco ve ne accorgete, perché ci sono dei turni campali in cui mettete giù, avete mille la carta cose, che vi fa entrare mille cose, e quindi avete questo ed è il modo in cui riuscite a uscire dalla palude della prima ora di gioco. I turni di fatto dell'ultimo 20% di partita di Paola, dura la nostra cultista che è venuta a provarlo insieme a Rob e Mad, duravano un quarto d'ora, ma non perché lei fosse lenta, perché per le cose che la quantità di roba da fare, questo è altissimo. Secondo me un altro grosso problema del gioco, beh, un altro nel senso non che ne abbia, cioè questo per me è un problema oggettivo del gioco, che late game tu stesso, pur conoscendo il gioco, fai davvero fatica a mettere in relazione tutto quello che si sblocca con una mossa. Sì. Ah, metto questo, no, ma allora faccio quello, questo, no, ma allora faccio quello, no, ma allora il turno prima avrei fatto questa. E diventa sempre più pesante ogni carta che cali. No, in realtà però, secondo me, la cosa bella è che ci sono questi momenti di grande crescita all'inizio del gioco, e poi diventano sempre più frequenti ma meno potenti. Okay. Quindi tu hai questi due nella prima metà di partita hai questo due turni che ti fanno fare e ti cambiano il livello a cui stai giocando. E poi nell'endgame ci sono diversi turni in cui fai cose forti, soprattutto quando inizi a calare due animali insieme, che questa è la grande differenza. Sì. Nell'ultimo 20% di partita il vero giocatore di Ark Nova cala sempre solo due animali, perché calare due animali
ti fa correre, ti fa certo, correre di più. Torniamo al discorso di prima. È come pescare, in realtà al late game devi fare tutte le azioni maxate perché ti comprimono i turni, cioè calare due animali è devastante. E l'altra cosa che ho apprezzato tantissimo di questo gioco, e rimango di questo parere anche dopo le prove multiplayer, è il fatto che non puoi fare l'upgrade di tutte le azioni, ma solo massimo di 4. Però posso dire, io ho sempre visto che quella di costruzione, secondo me l'azione di costruzione è sempre la più bistrattata di tutte, cioè è l'unica azione di cui è stata la prima che ho fatto di raid nella partita. L'azione, che ho l'azione perché avevi tanti uccelli e tanti in retti. Ogni partita, in base a quello che avevo io, mi servivano tante piccole gabbie. Comparata con le altre azioni, secondo me è quella più debole, perché è quella che quando la fai, tra l'altro, il turno è velocissimo perché fai costruzione, ok, recinto, bomba, vai. E è più debole nella casistica della partita, in quel caso mi è tornato. Però quello che è importante notare, secondo me, al di là di questo, è che tu non hai uno script del tipo, non si sviluppa un meta per cui il primo che arriva a maxare tutte le azioni poi vince. No, certo. Tu riesci in questo modo a mescolare le carte in tavola e dare varietà al gioco, gioco che già di varietà ne ha veramente veramente tantissimo. Per cui anch'io ho dei sentimenti contrastanti. Da una parte, Dirlo nell'intervento o vuoi dirlo adesso? No, non c'è l'intervento, perché l'ho già fatto, l'intervento. Oggi è solo multiplayer, oggi è solo discussione tutti insieme. E secondo me il gioco rimane un gioco per heavy gamer, non è neanche secondo me correttissimo usarlo se dal family volete passare a di più, perché c'è uno scalino molto grosso. È chiaro che il linguaggio grafico, tutti gli animali fanno veramente tanta simpatia, e ci sono anche delle situazioni simpaticissime in cui tipo a inizi a costruire lo zoo è tutto sgrausissimo, è tipo, c'è stata una partita dove avevo solo gli asini per tipo 2-3 turni, avevo tutto il mio zoo era un recintino con degli asini. Mi ricordo ai tempi in cui Mac in Baren Park aveva solo tipo robe per i turisti e non animali, cioè una roba aveva fatto l'autostrada. Sì, aveva fatto l'autostrada. In realtà lo zoo era fatto dai turisti, cioè quelli da fuori che guardano. Detto questo, è un gioco che secondo me è la cosa che mi stupisce, continua a stupirmi di questo gioco qui, è quanto venga apprezzata da gamer esperti, da tutti secondo me il discorso è che perché a livello meccanico secondo me giochi come Messina, Carnegie, altri competitor dell'ultimo di questi mesi sono superiori a livello di costruzione e a livello di strategico, di quello che puoi manipolare il gioco. Però posso capire che questo gioco fornendo una interazione molto indiretta e un inizio molto soft, permetta ai giocatori meno vogliosi di confrontarsi con gli altri di costruire delle cose in modo un po' autonomo, e quindi di giocare un po' un solitario competitivo fatto bene con tante cose. Mentre Terraforming ti butta nella mischia al primo turno e lì si combatte. Invece qui è molto più light, molto più rilassante. Anch'io sono abbastanza tranquillo quando inizio una partita di Ark Nova. Poi alla fine sono lesso perché l'ultimo terzo di partita è impegnativo. Però ti aiuta, ti butta dentro, secondo me, con molta grazia. Anche se tu, Ale, mi ricordo che me l'hai detto la sera che abbiamo giocato, ho fatto, ragazzi, va, sto gioco, cioè le prime 40 minuti sono lentissime, sembrano lentissime. Ma infatti è per quello che, per esempio, Terraforming, per evitare questo problema, hanno fatto l'espansione Preludio. L'espansione Preludio, che è un must per chiunque giochi a Terraforming, perché anche Terraforming avrebbe i primi turni molto lenti, e hanno detto basta, vedremo adesso, vi spediamo direttamente sulla Luna e partite da lì. Vedremo cosa succederà con l'espansione di Ark Nova. Ti ricordi, durante la partita sono andato in paralisi io? Sì, cioè, una delle prime volte che ti ho visto in paralisi. Non è successo neanche con i Lacerda di andare in paralisi, mi è successo con sì, perché poi quando inizi ad aprirti, ti apri la strada per fare le combo. Poi è difficile, come diceva Banda, tenere sotto controllo quello che succederà con tutto quello, con le mosse successive. Per cui l'ultima partita vi dico solo che ho fatto talmente tanti punti che non il tabellone ha rotto, sai che è uscito, ho letto in chat, è uscito perché ho investito tutto in scimmie ricerche, sono uscite tutte carte scimmie primati, ma a me, cioè agli altri no, tutto quello che agli altri usciva non lo so che cosa, comunque io ho fatto una tonnellata di punti, quindi parlo anche non da sconfitto
con l'amarezza della sconfitta, sì, ma parlo anche di uno che in realtà l'ha fatto funzionare. No, il ma gioco. Se ci gioco, ci sguazzo bene dentro. È un gioco che proprio è nelle mie corde. Però personalmente trovo che abbia dei difetti oggettivi. Esatto, che sono stati espressi in questo intervento corale, che spero abbiate apprezzato. Se ci sono dubbi, domande... Ah, un'ultima cosa che secondo me è importante notare prima di chiudere. Sì, però il mito della durata, del gioco è stato effettivamente un po' sfatato. Nel senso che io sono riuscito anche a... contenere le partite in due ore e mezza, sì, in tre persone, in 4-3 ore secche. In 4-3 ore secche. Con la tua spiegazione abbiamo fatto 2 ore e mezza alla fine. Con la mia... Ah, ormai sono diventato un drago a spiegare sto gioco, ragazzi. Se avete bisogno di qualcuno che spiega Arcnova, sono io. Quindi in realtà non è tanto la durata, è che il gioco ti chiede talmente tanto che arrivi stanco. Arrivi stanco. Sono giochi che durano 3 ore. Però ti lasciano più sì, diciamo che la durata è leggermente, secondo me, sopra la media di un heavy euro, però non è scandalosa come si temeva all'inizio, come mi ricordo il primo bozzo di partita mia di banda ci fece abbastanza rabbrividire. No, non è così difficile, soprattutto se avete un gioco come Arcnova, sapete cos'è Arcnova e l'avete preso, probabilmente siete non anche, soffrirete il freddo, siete anche disposti. Sicuramente no. Siete anche disposti a spendere un certo tipo di tempo al tavolo. Bene, adesso invece è il momento di banda. Eccomi qua. Che ci parla di Il risveglio di Angmar, che è ovviamente la prima campagna, la prima espansione della nuova edizione del gioco di carte del Signore degli Anelli, un classico irrinunciabile. La nuova vecchia edizione, in quanto, ribadiamo il concetto, in realtà tutto quello che uscirà da ora in avanti di questo titolo in realtà è già uscito negli ultimi 15 anni, ora semplicemente prendono le carte, le rimpacchettano in un nuovo formato, evitano di pubblicare 1000 pack... e mettono un intero ciclo, esattamente come Arkham Horror, all'interno di sole 2 big box. Molto una bene. Con tutte le carte dei giocatori, una con tutte le carte invece della campagna. Il risveglio di Angmar è la prima, è stata scelta tra la dozzina di cicli pubblicati negli ultimi 15 anni. Secondo me hanno fatto una scelta eccezionale, perché insieme a quello di Khazad-dûm è uno dei cicli più amati. Ed è uscito in concomitanza con 4 mazzi tematici, che invece nella vecchia edizione del Signore degli Anelli e CG non erano mai usciti. 4 mazzi, di cui 2, che io e Simone, il nostro occultista, abbiamo utilizzato per fare l'intera campagna. Quanti c'è scenari? Il mazzo dedicato a Gondor, okay. Il mazzo dedicato a Rohan, quello dedicato agli elfi e quello dedicato ai nani. E noi abbiamo utilizzato il mazzo di Gondor, io, e il mazzo degli elfi, invece, Simone. Gli scenari della campagna sono 9, non sono di crescenti difficoltà, perché in realtà, come sempre stato all'interno di una campagna del Signore degli Anelli e l'ECG, scenari più facili e più difficili si alternano. Certo che il finale di campagna è di una difficoltà tale, è dato a livello di difficoltà 9 su 10 proprio dai creatori del gioco. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma come dico in sede di intervento, non siamo riusciti a sconfiggere il grande boss prima dell'ultimo scenario. Niente da fare. Abbiamo provato di tutto e a un certo punto ci siamo andati anche vicini, abbiamo anche provato a cambiare i mazzi, ma non ci siamo riusciti perché era veramente troppo difficile. Cioè ci sono... Non c'è modo di calmierare come i Marvel Champions. No, ma perché non avrebbe senso. Cioè, Marvel Champions cerca un altro tipo di esperienza. Sì. Qui proprio parliamo di uomini contro il Signore Oscuro. Certo. Quindi il livello di sfida è di base alto. Chi si approccia a questo prodotto non deve avere tanto pelo sullo stomaco. Sì, sì. Deve già sapere... Come nel vecchio. Esatto. Sapere. Noi siamo andati anche bene perché in realtà nell'arco di 8 scenari... A parte la tripla sconfitta, l'ultimo, in realtà nel complesso saremmo morti una o due volte, cioè un paio di volte. Ma per il re, perché alcuni scenari a livello tecnico richiedevano di essere almeno giocati una volta per essere compresi. Sì, certo. Ecco. Dovevi vederlo tutto prima. Vederlo tutto. Devo dire che è stata un'esperienza veramente eccezionale. È stato bellissimo condividerla con un cultista. Quanto ci hai messo, bro, adesso? E a farle tutti e 9, sì. Facevamo tipo 6 ore al giorno di sta roba qua per giorni. Quindi, cioè ci svegliavamo la mattina alle 9:30, partivamo e finivamo alle tipo alle 2 20 tutti ore, i giorni. 20 sì, ore. Sì, è tanto comunque, sono tante ore. Sì, sì. Perché e conta che noi appunto siamo andati via abbastanza bene perché abbiamo trovato sintonia tra i mazzi. Io prima di cominciare la campagna avevo sistemato i mazzi precostituiti, certo, per renderli ancora più performanti e nel complesso è andata benissimo. In realtà sono soddisfatto anche così, non mi dispiace aver perso contro il boss dell'8° scenario perché era la minaccia probabilmente, pensate che il 9° scenario è di una difficoltà più semplice
non molto di ma più. Alla fine l'hai giocato per curiosità no. o no? Per rispetto no. hai detto no per questo siamo... gioco ho un tale rispetto che ho lì giusto. Tutto pronto per riprovare una quarta volta a far giù quel maledetto Lizio, ma non claro insomma non per il momento ha vinto lui, è giusto così bene. Allora ovviamente abbiamo anche la testimonianza del tuo compagno di viaggio. Sì. Dopo Simone, l'intervento lo vuoi fare dopo l'intervento? Sì, dopo l'intervento. Va bene, allora dai, 3-2-1, il risveglio di Angmar. Vai banda. Angmar fu un antico reame oscuro fondato nella terza era dal re Stregone, il capo dei Nazgûl, nel nord delle montagne nebbiose. Fu probabilmente su ordine dell'oscuro signore che il suo più potente servitore fondò questo reame, con l'obiettivo di causare la rovina del regno dei Dunedain del nord ed impedire che le due stirpi di uomini dell'Ovesturia si coalizzassero contro di lui. Angmar, nome di origine Sindarin, significa letteralmente dimora di ferro. Carndum rivestiva il ruolo di capitale di questo oscuro regno, situata vicino al monte Gundabad, la più grande città dei Goblin del nord. La popolazione del regno era un variegato insieme di servitori del male dominati col pugno di ferro dal re Stregone. Tra questi si potevano annoverare orchi, troll, numenoreani neri e uomini delle colline. Poco dopo la sua fondazione, Angmar mosse guerra ai regni Dunedain di Arthedain, Cardolan e Rudaur, approfittando delle loro divisioni interne. Il re Stregone conquistò Rudaur, il più debole dei regni succeduti ad Arnor, e sostituì il re Dunedain con uno degli uomini delle colline, una tribù selvaggia di uomini, forse discendenti dalla maledetta stirpe di Ulfang. Sotto il controllo del re Stregone, Rudaur invase Arthedain e nell'attacco il re Argeleb I venne ucciso. Tuttavia, con l'aiuto dell'esercito di Cardolan, Arthedain riuscì a mantenere una linea di difesa lungo le colline Vento. Successivamente Angmar attaccò Cardolan, distruggendo il regno. In quest'epoca Rudaur scomparve lasciando Arthedain come unico regno dei Dunedain in Arnor. Arthedain, privo di alleati, combatté per altri 500 anni, ma alla fine Angmar riunì le sue forze e lanciò un assalto finale. Prese la capitale di Arthedain, Fornost, distruggendo così l'ultimo regno dei Dunedain in Arnor. Un anno più tardi, il principe Ernor di Gondor arrivò in aiuto di Arthedain, ma troppo tardi. Il suo esercito, insieme con i Dunedain rimasti, gli Elfi di Lindon e le truppe degli Elfi inviate da Gran Burrone, guidate da Glorfindel, sconfisse completamente le forze di Angmar nella battaglia di Fornost, ma il re Stregone non fu ucciso. Fuggì e si rifugiò a Mordor, e il suo regno non esisteva più. Fu dopo questa battaglia che Glorfindel pronunciò la sua celebre profezia. «Non inseguirlo, mai più egli ritornerà in queste terre. Ancora molto là di venire è il suo fato, ed egli non cadrà per mano di un uomo». Rieccoci amici, dopo la pausa estiva partiamo a bomba con la Angmar Experience. Avendo ricevuto il set, il risveglio di Angmar, proprio prima delle vacanze, ho potuto portarlo con me sui colli bolognesi per giocarmi l'intera campagna, tra l'altro con i mazzi tematici, con il buon cultista Simone Maurizi. Bisogna dire che ci abbiamo dato davvero dentro perché abbiamo fatto turni incredibili di 7-8 ore al giorno per poter finire tutti i 9 scenari di cui si compone questa big box. Anticipo che ovviamente dei 4 mazzi tematici che sono usciti di recente ci siamo concentrati sull'usarne 2, perché essendo in modalità campagna le carte dei vari mazzi si modificano, i personaggi possono morire e comunque c'è sostanzialmente uno sviluppo del deck che richiede che questo rimanga invariato all'interno di tutto il proseguo dell'avventura. Solamente al termine, dopo una grandissima sconfitta alle porte di Carndum nel penultimo scenario, abbiamo deciso di provare gli altri 2 mazzi, che sono quello di Rohan e quello appunto dei nani, con però scarso successo. Comunque vediamoli un attimo nel dettaglio, giusto per farvi capire, anche nel caso decideste di acquistarli, di che tipo di mazzi si trattano. Allora, non ci sono mai stati nella storia del Signore degli Anelli e l'ECG dei mazzi tematici, non sono mai stati venduti. Normalmente tutti i giocatori si facevano i propri mazzi in base alle carte che prendevano in tutte le decine di pack usciti nel corso degli anni. Questa volta, devo dire la verità, questa introduzione è stata veramente fantastica, perché contemporaneamente va a creare dei mazzi sufficientemente performanti per affrontare il set base o un'avventura con qualcosa che non sia
sono i mazzi suggeriti alla fine del libretto di istruzioni del set base. Inoltre lì tematizza moltissimo, perché sceglie quattro identità molto forti della Terra di Mezzo, e di modo da far sentire il giocatore davvero in controllo di quel regno. Abbiamo il mazzo degli elfi, che vede Galadriel, Haldir di Lórien e Celeborn. Abbiamo il mazzo di Gondor, che ci presenta Boromir, Imrahil e Beregond. Abbiamo il mazzo di Rohan, in cui abbiamo Eomer, Lothiriel e Mablung. E per finire abbiamo il mazzo dei nani, con Dain, Piediferro, Ori e Bifur. Ora, la cosa bellissima di questi mazzi è che ognuno di loro è specializzato nel fare qualcosa che gli altri non fanno, e comunque si fonda su una precisa filosofia totalmente asimmetrica nei rispettivi confronti. Noi abbiamo utilizzato il mazzo degli elfi, lo usava Simone, che possiamo vederlo come un mazzo creaturine effettanti con cui Kai Bad vinse praticamente i mondiali di Magic nel 98. In pratica il mazzo degli elfi è un mazzo a basso costo, in cui ogni volta che voi calate un elfo, il semplice entrare in gioco di una carta elfo scatena un effetto one shot che funziona nel momento in cui tu lo metti in gioco, e poi tutto il deck si sviluppa nel fare in modo che gli elfi si scambino di posto, ritornino nella mano del proprio giocatore, poi vengano rigiocati per rigenerare di nuovo quel preciso effetto. Quindi dovete immaginarlo proprio come un creaturino effettante: metto in gioco, curo qualcuno, metto in gioco, vado avanti con la ricerca, metto in gioco, faccio danni, poi riprendo in mano, scambio, faccio, e così per tutta la partita. Devo dire che è un mazzo che mi ha veramente sorpreso, secondo me è un mazzo molto molto forte, e tra l'altro molto bello da giocare, perché potete immaginare che il continuo manipolare, spostare carte dalla mano al tavolo, agli scarti, per ottenere determinati effetti, in realtà nel corso di una campagna sia veramente molto divertente. Il mazzo che invece ho usato io era quello di Gondor, perché mi serviva una difesa imponente per potermi frapporre tra insomma gli elfi e le forze di Angmar, che sicuramente nel proseguo della campagna sarebbero diventate, non dico inarrestabili, ma davvero fortissime da affrontare. E ecco, questo mazzo rappresenta in assoluto la difesa più incredibile di tutto il gioco del Signore degli Anelli LCG. Qui abbiamo proprio un mazzo il cui compito è quello sostanzialmente di ricevere danni, assorbirli, di dare tempo al proprio compagno per portare avanti la missione. Abbiamo eroi come Beregond che, se sufficientemente armati, arrivano addirittura a 6 o 7 di difesa, caratteristica che, per chi pratica il Signore degli Anelli LCG, sa che è praticamente la caratteristica regina insieme a quella di ricerca. E poi abbiamo tutto un sacco di alleati che in pratica consentono di spostare risorse da un eroe all'altro per favorirne la spesa. Abbiamo degli alleati che offrono difese addirittura anche di 4, di modo da potersi opporre ai mob tradizionali senza morire dopo un singolo attacco. E abbiamo, vabbè, chiaramente tutti i mazzi sono forniti di 3 Gandalf, eccetera. Abbiamo un sacco di equipaggiamento per migliorare le condizioni degli eroi principali, che andranno a stapparsi, andranno a difendere meglio, ad attaccare meglio, a ricercare meglio. Gli altri due deck invece sono quello di Rohan, capeggiato chiaramente da Eomer, che, basandosi praticamente sulla cavalleria, consente di attaccare i nemici prima che loro attacchino noi, cosa che normalmente contraddice l'ordine temporale del gioco, perché nel Signore degli Anelli e le CG tipicamente prima i nemici attaccano e poi i nostri sopravvissuti vanno ad attaccare loro. Invece il mazzo di Rohan, ovviamente opportunamente modificato, perché devo dire che io detesto le carte che costano 4 più, quindi ho in pratica modificato qualche carta in tutti i mazzi, va a colpire a distanza addirittura il nemico nell'area di allestimento e poi riesce a colpire i nemici prima che attacchino, quindi ha una sorta di first strike che in questo gioco, da queste meccaniche, è una cosa preziosissima. Per finire c'è il mazzo dei nani, capeggiati da Dain Piediferro, che invece è specializzato nella ricerca e nella produzione ingente di risorse, e soprattutto sfrutta una meccanica molto interessante. Quando determinate carte del mazzo dei nani vengono scartate e messe negli scarti, queste entrano in gioco e non possono entrare in gioco altrimenti. Quindi ogni volta che ci troviamo davanti a uno scenario, e vi dico già che uno dei 9 scenari di, anzi un paio degli scenari di
del risveglio di Angmar, soprattutto quelli che hanno a che fare con i non morti, è pieno di minacce che ti millano il mazzo, o l'uso stesso di carte nel mazzo dei nani che ti consentono di scartare carte per ottenere effetti, in realtà va a triggerare un doppio effetto, quindi va anche a smuovere dagli scarti direttamente delle carte che entrano in gioco dandoti un beneficio. Quindi anche questa è una meccanica molto interessante che diventa più potente quante carte più si riescono a scartare. Unica nota negativa è che chiaramente negli scenari in cui è previsto il mill del mazzo da parte di Angmar, la condizione di sconfitta deriva, contrariamente alle regole, anche dal termine del mazzo, quindi bisogna usare con testa il mazzo dei nani per evitare di morire di carte. Ma veniamo a noi, veniamo alla pasturona. Allora, di tutti i cicli che sono stati stampati negli ultimi 15 anni per quanto riguarda il Signore degli Anelli e le CG, il primo che è stato deciso di riproporre al grande pubblico in due big box, una contenente solo le carte dei giocatori, una contenente solo le carte campagna, è stato il risveglio di Angmar. Secondo me per diverse ragioni. Innanzitutto qualitative, nel senso che tutti i cicli del gioco sono ben voluti dai consumatori, ma non sono tutti altrettanto brillanti. E probabilmente insieme a quello di Khazad-dûm, quello di Angmar è assolutamente il miglior prodotto mai realizzato per questo gioco di carte. Seconda cosa, è estremamente evocativo perché narra le vicende di eroi conosciuti e sconosciuti della Terra di Mezzo in una zona che è quella che una volta apparteneva al perduto regno di Angmar, dove i Dúnedain rimasti vanno sostanzialmente a proteggere le genti del posto dalle forze di Sauron l'Oscuro Signore e del Re Stregone. E ora a settembre proprio dovrebbe uscire la serie Rings of Power, che dovrebbe occuparsi delle vicende del Signore degli Anelli a cavallo tra il termine della seconda era e tutta la prima parte della terza era. Quindi non escludo che la scelta commerciale di proporre questo ciclo non sia anche stata spinta dal fatto che nei prossimi mesi il Signore degli Anelli, specialmente il periodo di Arnor, torneranno molto di moda a livello televisivo, e questo potrebbe portare molti giocatori a volersi avventurare materialmente appunto nell'Eriador insomma in ciò che rimane del regno di Arnor attraverso questo gioco di carte. Il risveglio di Angmar è un titolo azzeccatissimo, poiché nonostante la battaglia di Fornost sia stata vinta dalle forze del bene, chiamiamoli della luce, più di 1500 anni fa, ci sono avvisaglie, sostanzialmente alla corte di Re Elrond, che portate dai Dúnedain che pattugliano tutto l'Eriador, che ci siano delle forze in movimento, che ci siano degli orchi che stranamente vanno dal Monte Graham e dal Monte Gundabad verso ovest. Quindi la prima cosa che accade, come sempre, è lo scoppio di una crisi. C'è una situazione di pace fragile e tutti gli eroi alla corte di Re Elrond vengono avvisati da un Dúnedain di nome Yarion che qualcosa non va, qualcosa che non capitava da tanto tempo. Una banda da guerra di orchi sta marciando verso Brea e bisogna andare a intercettarli prima che arrivino e uccidano tutti. Quindi il primo scenario, fermate la banda da guerra e intrusi a Bosco Chet, sostanzialmente vede gli eroi porsi all'inseguimento di questa enorme warband di orchi e nel tentativo appunto di precederla, di sviarla, di farla giù prima che sia troppo tardi. Ovviamente tutto lo scenario presenta un'unica enorme difficoltà, ovvero il tempo, poiché questi orchi sono enormi, giganteschi, mentre gli eroi sono pochi, sono male equipaggiati e si sono trovati all'ultimo momento a decidere di partire per questa missione disperata. Quindi questi orchi che sono stati mandati lì con uno scopo preciso sembrano sostanzialmente inarrestabili e ci sono tutta una serie di difficoltà legate ai luoghi da esplorare, ai viaggi da fare, che fanno perdere tempo ai giocatori e che continuano a spostare i mostri dall'area
del giocatore all'area di allestimento, aumentando drasticamente la minaccia. E purtroppo in questo scenario, più nemici ci sono nell'area di allestimento, più la minaccia dei giocatori si alza, più vicina diventa la sconfitta rispetto allo scenario di gioco. Il secondo scenario è sostanzialmente il successore spirituale del primo, in quanto si corre dietro agli orchi per le colline vento e qui gli orchi si separano in vari gruppi più piccoli e bisogna andare a stanarli. Quindi il problema qual è? Che le colline vento qui hanno, a causa probabilmente di forze oscure o di altri fattori in gioco, hanno sostanzialmente condizioni meteo terribilmente avverse, e queste condizioni meteo vanno a triggerare tutta una serie di malus per i giocatori che perdono tempo contro minacce come il ghiaccio o la neve o i fulmini o comunque raffiche di vento improvvise, che vanno a far perdere loro del tempo e vanno a metterli in difficoltà e vanno a esporli in pratica ad attacchi nemici improvvisi di orchi che magari ora non sono più in enormi warband ma viaggiano in gruppetti di 2-3 orchi, che però diventano potenzialmente molto pericolosi se incontrati in condizioni così avverse. Il terzo scenario ci porta alle rovine di Fornost, detta la Forra dei Morti, e qui iniziano veramente i problemi, perché si scopre che in realtà le forze del Re Stregone sono ancora attive in questa zona, cappeggiate da uno spettro di incredibile potenza di nome Taurdir, di cui ignoriamo sostanzialmente gli scopi e ignoriamo le origini. Sappiamo che in qualche modo però è legato a Yarion e a Martiul per motivi che scopriremo solamente sul finale di campagna, o meglio tenteremo di scoprire. Qui inizia il problema del mill delle carte, perché ogni volta che si affrontano i non morti in questo gioco, a parte che ogni volta che spunta Tardir, scusate, ogni volta che spunta Taurdir, sono problemi grossi, perché lui sostanzialmente non può morire ed è un cattivo che continua a balzare dall'area di allestimento fino all'area dei giocatori, continua a colpirli senza che loro realmente si possano mai tutelare o possano mai in pratica ucciderlo definitivamente fino alla fine della campagna. Qui, come vi dicevo, il mazzo dei giocatori viene millato sempre più velocemente e nel qual caso un giocatore termini le proprie carte, la partita termina con una sconfitta immediata. Dopo questa simpatica parentesi a Fornost, si torna indietro per riferire sostanzialmente a Gran Burrone delle nostre scoperte fatte e si viaggia per l'Eriador. Purtroppo siamo cacciati continuamente da branchi di warg, cappeggiati da un warg enorme che ci dà la caccia. Questo è uno degli scenari, secondo me, più belli a livello meccanico, perché qui in questo scenario si alternano il giorno e la notte, e quindi cosa succede? Che di giorno i warg si allontanano dai giocatori, quindi li disimpegnano e tornano nell'area di allestimento perché il sole dà loro fastidio, mentre di notte impegnano automaticamente i giocatori attaccandoli improvvisamente, causandogli grandi ammontari di danni. E per arrivare in fondo all'impresa bisogna viaggiare per svariati giorni, poiché l'Eriador è enorme per arrivare sino a Gran Burrone, e c'è un continuo alternarsi tra il giorno e la notte, quindi i giocatori, oltre ad amministrare i propri deck, ad amministrare gli eventi, ad amministrare le difficoltà, devono anche tecnicamente programmare i propri turni in base all'alternanza giorno-notte, per capire quando è il momento di sganciarsi dal nemico e quando è il momento invece di difendersi per poi ucciderli, di modo da evitare che la notte dopo si accumulino troppi warg. Devo dire la verità, questo è stato uno scenario veramente della Madonna, che mi ha colpito a livello meccanico e che con il semplice uso di una carta double fast che gira tra l'altro giorno e notte regala delle emozioni e una tensione incredibili per tutta la sua durata. E poi, inevitabilmente sfuggiti ai warg, veniamo chiaramente catturati, perché finiamo in un imboscata degli orchi, e veniamo portati al Monte Graham. Questo è l'altro grande scenario che mi ha blastato, poiché i giocatori che vengono portati prigionieri al Monte Graham vengono totalmente separati in celle diverse, quindi c'è un'area di allestimento personale, ognuno dei giocatori si trova in una sua cella ed è completamente privo di carte equipaggiamento, alleati eccetera eccetera. Sostanzialmente tutte le carte del mazzo degli incontri
contengono sotto di loro un certo numero di carte del mazzo dei giocatori, e più si visitano queste carte esplorando queste celle o questi corridoi eccetera, più carte si ottengono direttamente in mano. Quindi quando si parte si apre praticamente, a Martiul viene a liberarci, si aprono in pratica le porte della gabbia che ci contiene, noi usciamo, siamo sostanzialmente nudi e abbiamo carte del nostro mazzo nascoste ovunque e dobbiamo andare a recuperarle. Ma ci sono dei carcerieri, degli aguzzini, dei mostri orrendi in questi labirinti del monte Graham, e quindi dobbiamo stare attenti e mediare tra la necessità di recuperare il nostro mazzo e di, però, nel frattempo, finché recuperiamo le forze e l'equipaggiamento, di non farci ammazzare dai nostri carcerieri. Vi garantisco che questo è a livello meccanico uno scenario della Madonna, perché i giocatori partono separati ma pian piano si vanno a incontrare per uscire e fuggire dal monte Graham. Una volta fuggiti abbiamo gli Arembrulli. Gli Arembrulli anche qui riprende la nostra fuga verso Gran Burrone. Il problema qual è? Che negli Arembrulli ci sono una marea di mostri orribilanti, sono i mostri più grossi che io abbia mai visto, gente con 12 punti vita, troll delle colline, mostri che vanno praticamente dai 7 ai 9 ai 12 punti vita, giganti, goblin che ti inseguono, troll feroci, mostri di ogni genere, delle robe davvero incredibili e spaventose che, se solo incontrate una volta, potrebbero porre fine a ogni velleità dei giocatori. La necessità principale dopo la fuga dal Monte Graham è sicuramente quella di recuperare cibo e risorse, ed ecco che i giocatori negli Arembrulli hanno questa quest molto importante per poter proseguire la loro missione, che è quello di sopravvivere. In pratica, in condizioni disperate, i giocatori, con delle circostanze terrificanti, devono riuscire a sopravvivere tanto da portare le notizie che hanno scoperto nei giorni passati a Re Elrond e decidere poi tutti insieme che cosa fare. E ecco, questo è chiaramente uno scenario survival in cui bisogna schivare dei mostri orrendi, ma bisogna tenere a bada la minaccia per non scoppiare prima del tempo, bisogna eseguire delle quest secondarie per potersi alimentare, nutrire, bere eccetera, per cercare riposo, di modo da non farsi travolgere dagli eventi e dalle minacce, per arrivare in fondo, perché la consegna del messaggio a Elrond è sicuramente primaria rispetto a tutto il resto. Dopo essere stati da Elrond, veniamo rimandati nel Rudaur per indagare, diciamo nell'antica capitale del Rudaur, per indagare quello che lega Yarion e Damartiul con Tarduir e il suo mandante. Questo è uno scenario di indagine che prevede che i giocatori vadano a indagare determinate cose, come decifrare gli antichi testi o rovistare tra i detriti o acquietare gli spiriti, per poter capire che cosa sta succedendo, per quale motivo le forze di Angmar ribollono e stanno spedendo gli orchi a fare determinate missioni, anche per capire chi c'è dietro tutto questo, perché Tarduir è il condottiero, ma in realtà c'è sicuramente un mastermind dietro di lui che coordina tutto l'agire per conto dell'oscuro signore. Torna qui la dinamica del mill delle carte, torna il fatto dei non morti che continuano a spawnare. Il concetto sostanzialmente del tradimento del Rudaur è quello di indagare e di trovare determinate prove, riportarle e fuggire prima che sia troppo tardi e che gli swarm di non morti ci siano letali. E per finire abbiamo lo scenario 8, che io e Simone non abbiamo mai passato perché semplicemente siamo morti a ripetizione nonostante tutti i nostri tentativi, ma ci sta, che è appunto la battaglia di Carn Dûm. Una volta tornati da Elrond e una volta chiarita la situazione, non c'è niente da fare, bisogna andare a Carn Dûm ed affrontare Tarduir a casa sua, in mezzo praticamente ai suoi spettri, in cui le sue forze sono concentrate in maggior numero, e cercare in tutti i modi di porre fine a questo risveglio delle forze di Angmar prima che sia troppo tardi. Inutile dire che comunque sì, possiamo
arrivare là, per quanto ben equipaggiati, per quanto convinti di poter fare, diciamo, gli interessi dei popoli liberi, eccetera, ma ci troviamo davanti davvero delle forze impari, perché la capitale Khan Doom è completamente difesa da una quantità e una qualità di non morti impressionante, e sono tutti non morti di classe A, nel senso che non sono i non morti che abbiamo incontrato prima a Fornost, che sono probabilmente gli spettri dei morti durante le antiche battaglie, o comunque spettri che ci consentono, che ci danno spazio di manovra. Questi non morti sono proprio White, Wraith, sono mostri incredibili, guardie scelte che sono in vita, probabilmente erano numenoreani neri o comunque erano condottieri importanti, e queste guardie, oltre a diciamo porre una strenua difesa dal nostro tentativo di assedio, sono coordinate continuamente da Tardwyr nella sua forma finale, che viaggia con una carta double face tra capitano e campione, che continuamente passa dall'area di allestimento all'attaccare i giocatori con dei colpi allucinanti, con armi magiche, eccetera. E io e Simone abbiamo provato di tutto per opporci a lui, abbiamo usato, proprio modificato i mazzi, abbiamo provato qualsiasi cosa, ci siamo andati anche abbastanza vicini, ma in realtà non ce l'abbiamo mai fatta. E dopo 3 tentativi, anche con cambi di mazzo, eccetera, eccetera, abbiamo detto ok, è giusto così, semplicemente questo scenario è davvero davvero molto duro. Ma del resto immaginate che già questo gioco io lo descrivo come il Dark Souls dei giochi di carte, figuriamoci lo scenario più difficile di difficoltà, 9 su 10, messo 9 su 10 da parte degli autori, di tutti gli scenari mai usciti, potete immaginare che non sia così semplice scamparla. Noi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma devo dire la verità, anche questo scenario a livello meccanico è congegnato molto molto bene. Chiaramente è uno scenario molto molto tecnico, perché sin dal primo turno si parte completamente schiacciati dalla pressione dei mostri, dalla loro potenza, dai danni, da tutto, quindi bisogna coordinarsi perfettamente tra i due giocatori, amministrare benissimo gli eroi, bisogna decidere sapientemente che alleati calare, quando calarli, decidere bene il timing delle carte, che effetti usare. Insomma, è uno scenario che vi metterà alla prova come probabilmente nessun altro prima. E questo scenario prelude al nono e ultimo scenario, che è appunto il Regno del Terrore, di cui però non vi dico nulla, semplicemente perché, in totale onestà, non essendo mai arrivato lì per affrontare l'ultimo pezzo del puzzle, l'ultimo pezzo della campagna, lascio a voi il compito di fare meglio di noi, di me e di Simone, e di magari raccontarmi che cosa accade proprio al termine di questa lunga avventura fatta di 9 scenari, che ci porta in giro per tutto l'Eriador 1500 anni dopo la battaglia di Fornost, che vide la sconfitta del re stregone di Angmar. Ecco, ragazzi, guardate, posso dirvi che questo prodotto è bellissimo, davvero mi sono innamorato, cioè ogni volta che terminavo di giocare uno scenario, mentre diciamo mi riposavo tra uno scenario e l'altro, pensavo continuamente a quanto evocativo è questo gioco, a quanto bene sono fatte le meccaniche, a quanto bene è fusa la storia con diciamo le carte, e quanto immersivo sia stato questa serie di 9 scenari che mi ha portato in una delle parti della Terra di Mezzo che amo di più, ovvero l'Eriador. Una cosa che personalmente vi consiglio, come è stato per noi, è quella di, prima di prendere queste 2 big box, di prendere i mazzi tematici, perché i mazzi tematici sono davvero un bel boost a livello di longevità, a livello di meccaniche, a livello di filosofie di gioco per quanto riguarda l'approccio alla campagna. Come vi ho detto, vi ripeto, il mazzo di Gondor e il mazzo degli Elfi vanno leggermente ritoccati con alcune carte del set base, ma sono veramente bellissimi da giocare tutti e due, e tra l'altro in combo secondo me sono perfetti, perché creano delle sinergie che probabilmente il mazzo di Rohan e il mazzo dei Nani non creano.
A livello narrativo, tutta la campagna è fatta da Dio ed è accompagnata da una guida alla campagna con una marea di brani da leggere che spiegano piano piano quello che succede. Ci sono tutti i dialoghi a corte, ci sono tutti gli scambi tra i Dúnedain, tra gli Arion e Amarthiul, i giocatori, eccetera. E piano piano la vicenda si snoda a metà tra una corsa, un survival, un'indagine. C'è proprio una macro vicenda che si snoda dietro le spalle dei giocatori, e i giocatori alla fine sono delle gocce in un oceano, anche se sono dei grandissimi eroi della Terra di Mezzo. Però la cosa incredibile è che, esattamente come nel canone tolkieniano, si ha l'impressione di essere persi e schiacciati sin dall'inizio dalle forze nemiche, e invece, grazie al cuore, alla speranza e alla forza di questi pochi individui, in realtà è possibile sovvertire delle sorti che sembrano già decise all'inizio della campagna. Guardate, il risveglio di Angmar è un prodotto che spacca sotto tutti i punti di vista. L'unico lato negativo è il seguente: una volta tutti i pack degli scenari venivano venduti singolarmente, pack per pack, quindi tu spendevi tipo 11-12 euro, compravi questo pack che conteneva tipo 50 carte, dentro avevi lo scenario da giocare, avevi le carte dei giocatori addizionali. Adesso invece vendono tutto in due big box. Quando voi comprate queste big box e le portate a casa, vi sentite bene perché vedete queste enormi scatole tutte nere con le cattedrali di Angmar, con i comignoli che sbuffano, i braccieri, eccetera. Le aprite e scoprite che il 90% del loro contenuto è pura aria, nel senso che è totalmente vuoto. In pratica queste confezioni sono completamente vuote e contengono uno o due mazzetti di carte. Ed è questa è la cosa che mi ha un po' più rattristato, nel senso che giustamente c'è un gioco di carte, quindi quello devono vendere, però la differenza tra la dimensione della scatola e la dimensione effettiva dei mazzi di carte che essa contiene mi hanno fatto sentire un po' male, cioè ho provato un po' di amarezza, perché mi sembrava davvero di essere stato preso per il culo, ecco, nel senso che potevano vendere tranquillamente tutto quel materiale con un impatto minore, con una scatola adatta ai mazzetti da contenere, però chiaramente le dimensioni contano in questo caso, e qual è il consumatore che vedendo una scatola tanto piccola andrebbe a spendere 50-60 euro? Probabilmente nessuno, quindi il concetto di chi produce queste big box è quello di fare delle scatole enormi per illudere il consumatore che all'interno vi si trovi l'Eldorado, quando in realtà vi si trovano 300 carte e fine, che sono tranquillamente contenibili in un mazzetto 5 volte più piccolo. Ecco, a parte questa deriva commerciale tipica della Fantasy Flight, cioè scatole enormi per contenere aria, il resto di questo prodotto è assolutamente un must have. Devo dire la verità, adesso ho letto che il prossimo set in uscita riguarda le espansioni Legendary, che sono quelle che sono a tema proprio Signore degli Anelli, quindi la prima che uscirà sarà sulla Compagnia dell'Anello, la seconda sarà sulle Due Torri, poi ci sarà il Ritorno del Re, e sono davvero ansioso di vedere questa riproposizione, perché in ottica di campagna secondo me questi scenari, che in realtà sono vecchi di almeno 10 anni, ritrovano tutto un altro gusto, tutto un altro senso da giocare da soli, two-handed, one-handed, o anche da giocare con gli amici, che probabilmente si sarebbe perso nel tempo senza questa piccola introduzione. Grazie alla struttura campagna i mazzi vengono rinforzati con delle carte beneficio, il mazzo degli incontri con delle carte stregoneria particolari che vanno ad aggravare la situazione dei giocatori, però sempre in modo tematico, e in realtà all'aumentare delle difficoltà aumentano anche a loro modo proporzionalmente dei benefici che ci si trovano nel mazzo dei giocatori, che gli consentono di fronteggiare anche le minacce più incredibili. Nel complesso io e Simone ci siamo divertiti veramente un sacco, abbiamo sudato 14 camicie per ottenere i risultati sperati, e non vediamo l'ora in pratica che arrivi la nuova espansione sulla Compagnia dell'Anello,
per poter riaffrontare altri 7-8 scenari con lo stesso coraggio e la stessa determinazione magari l'anno prossimo. Ecco, per oggi è tutto ragazzi, il risveglio di Angmar, bomba atomica da avere assolutamente in collezione nonostante la modalità di vendita. Ciao! Ok, rieccoci di nuovo. Banda, come promesso agli ascoltatori, è il momento di sentire anche la voce di Simone, l'altra metà di queste 20-22 ore di campagna. Quindi facciamo un'eccezione. Guarda, ho chiesto, sì, invitiamo tra il virgolette nostro Patreon Simone, gli ho chiesto appunto di mandarci una mail in cui appunto desse il suo contributo, perché dopo così tante ore di gioco assieme non potevo escluderlo dal commentario. Ci sta, è un caso molto particolare. Sì, non inviateci mail, cioè, con le vostre. Per me questo gioco è una vecchia gloria, per lui è stato, tra l'altro, lui è arrivato nel mondo del Signore dell'LCG con questa enorme campagna, quindi insomma è come, non so, arrivare al mondo dell'atletica e farsi la finale di 100 metri con Usain Bolt. Vai. Lui dice: che dire di questo gioco? Parliamo di qualcosa di mostruoso, titanico, meraviglioso, immaginatelo col suo tono. A mio avviso gioco per pochi che diventa per pochissimi nello svolgimento a causa di alcune caratteristiche. L'ergonomia, non tanto come spazio sul tavolo quanto come costruzione di ogni singolo scenario. Le mille informazioni da ricercare scritte piccole piccole in mille carte diverse. Vero, cambianti all'interno dello scenario stesso. E la difficoltà pazzesca che ti costringe a scervellarti prepartita nel tentativo di creare il migliore e migliori sinergicamente a livello di mazzi utilizzabili, con conseguenze di altissimo rischio di frustrazione e demoralizzazione. Ciò detto, per quanto riguarda Simone, il peso di questi meccanismi è stato sollevato dalle sue spalle grazie alle poderose mani di un abile e sapiente compagno di viaggio, permettendomi di godere di un'esperienza unica, probabilmente irripetibile e incredibilmente immersiva. I mazzi propostimi, che erano appunto i quattro di cui vi ho parlato prima, erano perfetti, tematici alle stelle e godibili come brezza fresca e birra ghiacciata al soleone estivo. Probabilmente l'esperienza ludica più coinvolgente, provante e profonda nella mia intera esistenza. Nonostante sia una perfetta avventura solitaria, mi sento di consigliarla per due persone, perché altrimenti non avresti la condivisione dell'esplosione di adrenalina sul finale degli scenari. È bello qui, quando tu effettivamente riesci a fare qualcosa che sembra impossibile, standing avere qualcuno ovation con cui condividere. Ma io sono stato d'accordo, perché anche io ho giocato solo in due. Senza dubbio. E soprattutto si perderebbe il tirarsi su di morale a vicenda quando i muri paiono invalicabili, come è successo a noi, creando un'intesa incredibile tra compagni di viaggio, sensazione difficilmente instaurabile per più di due giocatori. Non scorderò mai la pesantezza, lo sfinimento e insieme l'appagamento e la gioia di alzarsi faticosamente dal tavolo dopo il ritorno da Angmar a seguito di una sessione di 8-9 ore filate. Cioè, è una roba assurda, comunque è tutto vero. Pareva di avere davvero vissuto quegli avvenimenti con un fidato compare. Grazie Bandone, grazie a te Simone, è stato veramente un piacere condividere questa campagna con te. E ragazzi, guardate, come vi dico nell'intervento, chiaramente è un prodotto per pochi, cioè è un prodotto per chi ricerca questo tipo di esperienza e vi chiederà tantissimo, però il gain è davvero impagabile. Poi vi devono piacere i card game e gli LCG. Comunque io, nella mia limitata esperienza, sottoscrivo tutto, cioè secondo me è un gioco da due e soprattutto il fatto che è riuscito a apprezzarlo grazie al fatto che aveva Banda dietro. Perché come quella volta che ti ho fatto provare al tempo. Sì, quando arriva qualcuno che ti setappa sì, tutto e ti fa cose, già il lavoro sporco e tutta un'altra cosa. Se partite da zero, è più arduo, sì. È molto difficile. Sappi Mac che per te invece ho pronta la campagna di ecco. Marvel Champions. Bravo, eccolo. Bravo. Sì. Appena esce Genesi Mutante, tu Wolverine e io prenderò l'elemento Fenice, perché Ciclope è il mutante che mi sta più sui coglioni della storia. Un personaggio totalmente inutile. Ma io volevo Banda, ma quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo iniziato io e te, cos'è stato? Quello lì invece era i Sinistri 6. I Sinistri 6? Sì. Durissimo, anche sì. Quello, veramente duro. E stavamo giocando con i mazzi praticamente del Dottor Strange e di Cap, i mazzi forti a oggi. Bro, il mazzo del Dottor Strange fa delle cose mostruose. Però secondo me è più forte Cap. Dico solo che su Reddit c'è un tipo che ha fatto più di 600 partite a Marvel Champions e hanno chiamato lui a dividere gli eroi in tier, come si fa di solito, sì. Perché ovviamente non sono tutti potenti uguali. Il Dottor Strange e Capitan America sono chiaramente i due più potenti in assoluto, e lui stesso ha detto che, oltre a essere bellissimi da giocare tutto, il mazzo degli incantesimi del Dottor Strange ha detto è sbagliato, cioè chi lo ha partorito... No, è sbagliato, allora, infatti, perché è troppo forte, troppo io, forte. Sì, ma ed è bellissimo, cioè, tra l'altro ho dei dubbi la roba che odi è quello che è iper forte ed è anche
iper divertente da giocare. Tu dici, ma non potevate fare? No, ma io mi sono divertito un sacco. Io ho dei dubbi sul discorso degli alleati che ti ho detto l'altra volta, secondo me. Però vabbè, sono cose troppo tecniche, non posso entrarci, non è un intervento dedicato a Marvel Champions. Comunque, ripeto, se riuscite a trovare qualcuno magari in un'associazione che ha già dimestichezza con questo prodotto, soprattutto Ritorno da Angmar e Il Signore degli Anelli e l'ECG, che è veramente un prodotto d'elite. No, volevo darvi una news, sempre in merito al Signore degli Anelli e l'ECG. Adesso non verrà prodotto un nuovo ciclo, ma verranno prodotte le espansioni saga, quelle che una volta erano le espansioni saga, che sono espansioni che ripercorrono pedissequamente la storia di L'Hobbit e del Signore degli Anelli. Una volta erano 8 espansioni, 2 per L'Hobbit, 2 per la Compagnia dell'Anello, 2 per le Due Torri e 2 per Il Ritorno del Re. Oggi invece hanno condensato tutto in una scatola per libro, quindi la prossima espansione in uscita sarà relativa alla Compagnia dell'Anello e conterrà al suo interno tutto quello che serve per giocare l'espansione saga, che se non erro è per un totale di 8 scenari anche qua, bellissima, all'epoca che era composta dai quella sui cavalieri, quella sui Nazgul e la seconda non mi ricordo, perdonatemi in questo momento, molto bene, comunque molto bellissima bene. Ecco, ripeto, fatevi aiutare perché non è semplicissimo entrare in questo tipo di prodotto. E a proposito di cose difficili, direi di chiudere degnamente con un solitario scusa, vuoi farmi votare? Perché io già ho votato, Ale. Io voto non passerà. No, siccome no passeranno, in teoria dovevamo parlarne più o meno insieme, allora sì, voglio dare l'opzione. Io questa settimana potrei parlare anche di Not the End, il gioco di ruolo italianissimo, che in realtà di cui ha già parlato Mac durante un roundup suo, sì, penso addirittura un anno fa, anche di più, forse. Però anche lui, più, lui l'ha introdotto, tu l'hai giocato? Io l'ho giocato, ho avuto la possibilità durante le vacanze di fare due sessioni con due ambientazioni diverse a Not the End, quindi avrei la possibilità di parlare di quello. Oppure Resist o No Passaran, grazie a Studio Supernova, esce adesso, solitarione, esce, uscito proprio in queste settimane in Italia, e di cui posso dire, tra l'altro record 21, ragazzi, allora, ho fatto 21. Io non so come, io più di 12 non ho mai fatto. Comunque io mi terrei No Passaran personalmente per la prossima volta, perché sarebbe bello che lo commentassimo insieme, essendo un prodotto hot di questo autunno. Possiamo commentarlo insieme anche oggi? Sì, no, lo dico solo per lo è perché non hai terminato una partita d'altro, andava alla grande quella partita lì. Stavo facendo una grande partita, Mac, tu sei, ne hai fatta io, no, non così tanto, però avevo giocato, no, come volete ragazzi. Allora, facciamo un happy end e settimana prossima non passerà, sì, va bene. Okay. E allora andiamo con un gioco di ruolo, ripeto, italianissimo. Ho giocato ambientazione vichinga e ambientazione sci-fi similare a Coriolì, grazie tra l'altro a Roll20, che senza quel sistema lì, tra virgolette, non avrei potuto minimamente giocare. E ragazzi, Not the End. Cosa succederebbe se all'improvviso, durante una semplice seduta di gioco di ruolo, ciò che voi state per fare rappresenta la fine del vostro personaggio e la rinascita di quelli degli altri giocatori? Ecco, questa è una premessa un po' strana, che è relativa al mio, diciamo, ultimo test giocato durante questo periodo di festa e di vacanza, ovvero il test a Not the End, gioco di ruolo della Fumble GDR, quindi prodotto italianissimo di Claudio Pustorino e illustrato da Pietro Bastas. Ecco, Not the End è figlio di una campagna Kickstarter del 2021, conclusa con successo, che ha visto, tra l'altro, l'ha visto anche essere spesso citato come una delle rappresentazioni più potenti del movimento di gioco di ruolo narrativo. Ecco, io in realtà non voglio fare una recensione di Not the End, io voglio semplicemente raccontarvi come sono andate le mie due sessioni a questo titolo, una ambientata in epoca norrena, l'altra invece ambientata in un'ambientazione sci-fi un po', diciamo, al confine fra Coriolì e Firefly. Come tipologia, quindi un po' più spavalda di quella che potrebbe essere un'ambientazione di Coriolì. Ecco, Not the End è un gioco da tavolo che prevede l'assoluta assenza dei dadi. Utilizza un sistema chiamato XSIS, inventato appunto da Fumble GDR, che prevede il cesellare e in pratica cucire un personaggio attraverso l'utilizzo di tratti.
cerco di spiegarmi meglio. Quando voi create un personaggio in The End, state partendo da un archetipo che può essere, come l'esempio riportato sul manuale, ad esempio il cacciatore di taglie. Io ad esempio utilizzo la mia esperienza per raccontarvela. Nell'ambientazione, quella vichinga, ho creato un timoniere di Drakkar, quindi io ero alla guida della nave, un uomo che partiva da questo archetipo e che aveva come suo motto, come suo credo, il desiderio di raggiungere il Valhalla con grande onore. Quindi diciamo una cosa abbastanza canonica nello stile manorreno. A questo poi ho dovuto aggiungere 7 tratti, 3 che sono qualità e 4 che sono abilità. Cosa sono i tratti in Not The End? I tratti sono delle parole, oppure delle combinazioni di parole, comunque dei concetti che rappresentano e definiscono chi è il vostro personaggio. Io ad esempio ho fatto un personaggio pessimista, e pessimista e orgoglioso, per dirla più precisamente, figlio di molte battaglie, che ha che aveva lo scudo di suo padre come tra virgolette equipaggiamento e come dono, e che un personaggio burbero, ma che avrebbe dato tutto se stesso per un alleato. Quindi attraverso l'utilizzo di alcuni tratti io ho creato questo personaggio. Quando poi noi andiamo a metterlo alla prova, quindi quando il mondo si scontra con i nostri, con le nostre creature, cosa succede? Noi dobbiamo selezionare i tratti che a livello sia narrativo che di contesto più sono attinenti alla prova che stiamo per fare, e dobbiamo popolare un sacchetto. All'interno del sacchetto vanno infatti posizionate una serie di token di diverso colore, bianchi e neri, ma in realtà potete utilizzare gialli e blu, quello che volete. L'importante è che i token siano non riconoscibili al tatto. Andate a popolare con, ad esempio, 3 token negativi e 5 token positivi a seconda della prova che state facendo. Dopodiché dovrete annunciare al master quanti di questi token intendete pescare. Da 1 a 4 andate a prelevarli, li tirate fuori uno alla volta, e poi cosa succede? Se un token dà effetto negativo, c'è una conseguenza negativa, dovete raccontare cosa sta succedendo oppure offrirla al master come pegno per future sventure che andranno a incontro al nostro gruppo. Se sono invece token positivi, potranno essere utilizzati sia per dare appunto una risoluzione positiva della prova che stiamo facendo, sia eventualmente come potenziamenti, o addirittura se abbiamo deciso di fare un test cruciale per il nostro personaggio, potrebbero andare a modificarlo, quindi aggiungendo un tratto o modificandone un esistente. È un sistema di gioco che è estremamente elastico, nel senso che bisogna essere molto flessibili per giocarlo. Soprattutto il master deve essere molto bravo a interpretare il momento e capire come sfruttare al meglio questi token, come mettere le prove di fronte ai giocatori, ma soprattutto come rendere epica la narrazione di quel momento. Ovviamente lo stile manorreno si adatta perfettamente a questa tipologia di gioco. Invece l'avventura sci-fi era più investigativa, stavamo esplorando un pianeta, cercando di avere un primo contatto con la popolazione locale, scoprendo che però una sorta di parassita era in agguato e voleva divorarci, ok? Ecco, in questi due contesti, che sono abbastanza, se volete, anche canonici, non c'è niente di particolarmente nuovo in queste due mini avventure che ho giocato, in realtà il sistema di Not The End ha proprio spiccato, perché eravamo 3 personaggi giocanti e il master, e insieme, soprattutto nella campagna norrena, abbiamo proprio creato un'avventura nella quale noi, di rientro da una razzia, abbiamo trovato il nostro villaggio completamente disabitato e soltanto i più anziani erano ancora lì presenti, i loro occhi erano stati ustionati, erano rimasti ciechi da qualcosa che loro descrivevano come una luce rossa abbagliante, e hanno solo sentito le urla
dei loro figli, delle loro figlie, dei loro nipoti, che venivano trascinati via da una forza disumana. Ecco, noi siamo arrivati al villaggio a questo punto, abbiamo poi affrontato una serie di vicissitudini che ha visto uno di noi decidere di abbracciare l'oscurità per far liberare gli altri. Perché dico questo? Perché in realtà Not the End è un sistema che vi permette di creare epica, ovvero non è molto adatto secondo me a una campagna a lungo termine, quantomeno non lo vedo proprio applicabile a una campagna che preveda più di 2 o 3 o 4 sessioni, già 4 secondo me è praticamente impossibile. È un sistema fatto e finito per generare un'avventura di 1 o 2 sessioni che accompagni il gruppo di fronte a qualcosa di immensamente grande e che di fronte a questa enormità sia quasi necessario il sacrificio di qualcuno per riuscire a terminare in modo positivo l'avventura. La modalità del sacrificio, tra l'altro, è quella che più mi ha entusiasmato di tutto il sistema. Infatti, cosa succede? Nel momento stesso in cui, in realtà dovrei fare un passo indietro parlando di quando un eroe esce di scena, ma ci tornerò fra un attimo. Nel momento in cui un test fallisce, oppure vediamo che ciò che stiamo facendo non porterà nulla di veramente positivo per il gruppo, possiamo decidere di sacrificarci. Questo obbliga il giocatore ad estrarre tutti i token rimasti nel sacchetto al momento nel quale decide di fare quest'atto e, a seconda che siano positivi o negativi, dovrà raccontare la fine del suo personaggio e come questa fine ha dato il là al termine dell'avventura. Devo chiarire 2 punti: le uscite di scena e soprattutto i token negativi. Il token negativo non è una sventura e basta. A volte è una connotazione negativa che però causa qualcosa di positivo. Questa sottigliezza è un po' particolare, però quando voi pescate un token negativo, è negativo per il personaggio che l'ha pescato, ma non necessariamente per il gruppo. E questa cosa è assolutamente importante, soprattutto nell'ultima parte dell'avventura, quando c'è il sacrificio. Perché? Perché la fine del proprio personaggio può essere, appunto, come diceva all'inizio di questo intervento, la rinascita dei personaggi, degli altri personaggi giocanti. Invece l'uscita di scena avviene in questo modo. Quando durante una delle varie scene, quindi già anche questa definizione, questa etimologia rende chiaro che noi stiamo vivendo una sorta di ambientazione molto sceneggiata, qualcosa che ricorda molto una serie TV, ok? Quindi c'è una scena, partecipiamo a questa scena e applichiamo i test collegati. Ecco, se noi stiamo estraendo token negativi, ad esempio ne estraiamo 2, sono 2 token negativi, noi usciamo di scena, il nostro personaggio esce di scena, succede qualcosa per cui per il momento noi non siamo più parte di quel particolare momento, e per rientrare in scena dobbiamo applicare alcune regole: o è un altro personaggio che viene a tra virgolette recuperarci o ci permette di ritornare protagonista di del momento, oppure dobbiamo noi comunicare al master e cercare un modo per ritornare parte di quel particolare test. Questo metodo è molto bello, ma anche molto stressante dal punto di vista della fantasia e della narrazione. Tutto il gioco è molto stressante dal punto di vista della fantasia. Infatti Not the End non è un gioco che vedo molto adatto a una prima volta con i giochi di ruolo, tutt'altro. Anzi, è necessario allenarsi. Perché? Perché bisogna essere molto flessibili quando si estraggono i token, e a volte c'è il rischio, ed è successo anche a me durante l'avventura spaziale, che non si riesca immediatamente a dare una risposta al cosa fa questo token positivo o questo token negativo, oppure magari dire delle banalità. Ecco, purtroppo Not the End vive di sensazionalismo, cioè c'è una continua ricerca nel fare qualcosa di stupefacente, ok? Quando si estrae un token. Questo è insieme un pregio dal punto di vista, insomma, del divertimento al tavolo, ma anche un grosso limite dal punto di vista della longevità
del gioco. Ovviamente non posso, è come se in una serie TV ci fossero continui colpi di scena. Uno, due danno, diciamo, pepe alla storia. Un continuo inanellarsi di colpi di scena diventa quasi comico ad un certo punto. Quindi lì deve essere proprio la bravura del master di tenere a freno o dare libero sfogo, capire il momento giusto per spingere o per rallentare. E questo è un ulteriore chiodo sulla bara del è necessario avere una certa esperienza di giochi di ruolo. Quindi cos'è Not the End? Not the End è un'esperienza ludica che vi vede giocare di ruolo senza bisogno di dadi, senza bisogno di combo, senza bisogno di conti, e che mette tutto nelle mani della libera fantasia dei giocatori che sono seduti con voi. Quindi io lo suggerisco molto a chi vuole un'esperienza diversa, magari un'esperienza che consenta di condensare in una o due serate un intero mondo e una storia dal sapore molto epico, che messa magari con un sistema più canonico fatta di numeri e di statistiche andrebbe magari un pochino più a rilento. Infatti una storia di Not the End corre a una velocità che nessun'altra storia con un sistema meccanico più canonico può fare, può reggere. E di contro però lo sconsiglio a chi è veramente alle prime armi e a chi invece ama la tattica, cioè il combinarsi con gli altri personaggi creando delle combo e creando degli effetti a cascata, magari a livello di attacchi, di gestione, a cui piace armarsi, a cui piace soprattutto sviluppare il personaggio. Sullo sviluppo del personaggio voglio aprire un'ultima parentesi su Not the End. Mentre nei normali giochi di ruolo voi sviluppate un personaggio magari per mesi, per anni, ok, durante le vostre campagne, e lo vedete crescere sia a livello di equipaggiamento che a livello spesso emotivo, emozionale, in Not the End la crescita è fatta in modo altrettanto narrativo. Non essendoci statistiche, quello che vi potete fare è andare a modificare i tratti del personaggio. Prima ho accennato ai test cruciali, quelli che vi danno modo di modificare uno di questi tratti. Ecco, la peculiarità di Not the End è che le prove a cui sono sottoposti i personaggi li cambiano nel profondo, vanno proprio a cambiare il loro credo. Io, ad esempio, avevo lo scudo di mio padre a disposizione, uno scudo che mi ha accompagnato sin dalla tenera età in tutte le mie razzie, in tutte le mie avventure da vichingo. Ho dovuto sacrificarlo per salvare un mio compagno. L'ho sacrificato e l'ho tra virgolette abbandonato, e questo scudo non è più parte del mio personaggio, quindi non è più un tratto positivo che io posso spendere durante i successivi test. E così facendo è diventata una cicatrice per il mio personaggio. Avrei potuto modificarlo, quindi farlo diventare qualcos'altro, un braccio armato, non lo so, qualcosa di diverso. Ho deciso di trasformarlo in una cicatrice. Ecco, le cicatrici sono straordinarie all'interno di Not the End, perché diventano sì lati negativi, voi avete perso un potenziale elemento positivo del vostro personaggio, ma di contro ho guadagnato una zona della mia plancia in cui posizionare un token nero qualora l'avessi estratto. Quindi era praticamente un'esperienza di battaglia accumulata, tale per cui andava a sopperire a un eventuale evento nefasto che mi sarebbe venuto addosso. Ecco, in questo Not the End, devo dire, ha un'eleganza, una sottigliezza che non mi aspettavo e che si può scoprire soltanto attraverso il gioco. Ecco, bisogna non avere paura di sacrificare qualcosa del proprio personaggio, anzi è proprio il sacrificio che rappresenta la parte più epica e speciale di Not the End. Quindi sicuramente complimenti a Fumble GDR per questo prodotto che finalmente sono riuscito a provare. Ecco, rimarco di nuovo questa cosa. Non è decisamente un gioco di ruolo che si può affrontare senza conoscere bene ciò che vi troverete di fronte. È un gioco di ruolo che necessita di un certo tipo di approccio soprattutto, e che per giocatori che magari sono più timidi o hanno più difficoltà ad entrare nella narrazione comune e corale potrebbe addirittura risultare noioso. Di conseguenza pensate bene a quando e a chi proporlo. Detto questo, direi che possiamo tornare all'episodio che è finito, e soprattutto ci vediamo la prossima settimana.
Bene, ecco, possiamo dire che le patatine in mezzo mai più, perché praticamente è impossibile non fare, non mangiare durante la registrazione. Le taglio, le mangia mani. Durante la registrazione. Esatto, per cui direi che anche per questa settimana abbiamo dato tutto, è stato un ritorno col botto, ci vediamo e ci sentiamo, cioè ci sentiamo settimana prossima. Un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale, tutti con le patatine nei denti. Tutti ciao adattati. A tutti ragazzi, è stato bellissimo e come sempre ricordatevi che ci vediamo dall'altra parte. Ciao amici, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.